Allora, intanto benvenuti. Siamo quasi alla fine degli eventi che facciamo per la parata del 1° luglio, quindi il primo che trae da questo momento. Quindi c'è l'evento questa mattina, abbiamo fatto una conferenza stampa, dove sono stati un po' elencati e presentati tutti gli eventi che abbiamo fatto fino ad ora. Abbiamo iniziato l'8 maggio, abbiamo affrontato diverse tematiche, l'omosessualità e lavoro, tematiche come l'intersessualità e oggi la transessualità e il transgenderismo. Sono dei temi che non sono quasi mai stati trattati qui da noi a Cosenza. Si è parlato qualche volta durante i vari Calabria Pride, di transgenderismo, però si è fatto in modo abbastanza ampio, non si è sceso nel dettaglio, si è presentato qualche libro, si è parlato con i referenti di qualche associazione nazionale, ma non siamo mai scesi nel dettaglio su che cos'è realmente il transgenderismo e qual è il percorso che una persona transessuale deve affrontare. Per la tutela delle vittime della violenza di genere. Io
ringrazio, ringrazio tantissimo per l'invito che accolgo favorevolmente e vi posso assicurare che noi saremo sempre al vostro fianco per qualsiasi bisogno. Voglio concludere con un adagio irlandese che leggevo l'altro giorno: a furia di disegnare qualcosa prima o poi si realizza, e questo è l'augurio che viene dall'AIA. Grazie. Allora, in questo incontro, quindi, come dicevo prima, cercheremo di riflettere e di conoscere, anche con le alcune testimonianze, i passi della transizione tra un genere e l'altro. Cercheremo di far emergere alcuni aspetti che spesso sono molto ignorati e ancora sono scarsamente esplorati, proprio della relazione che c'è tra la transizione e l'individuo che effettua questo percorso, sia per quanto riguarda i casi attuali che per quanto riguarda i casi attuati. Cercheremo di conoscere soprattutto lo spazio pubblico e privato del singolo individuo che si appresta al percorso di immigrazione tra i sessi, citando Porpora. Si parla spesso di sentenze, si parla di perizie, si parla comunque di documenti istituzionali. Vediamo questi articoli, queste notizie sui mass media che si mentalizzano a malamodo e direi quasi quotidianamente la parola transgender, la parola trans, la parola transessualità. Minore attenzione però viene posta e viene riservata proprio al rapporto tra la transessualità e le relazioni spazialmente situate tra appunto gli individui, le emozioni che provano, i sentimenti, l'affettività e alle persone che iniziano questo percorso vengono attribuiti solitamente dei luoghi ben precisi e ben definiti come la strada e gli appartamenti, quindi viene quasi sempre fuori questo stereotipo della transessualità come sinonimo di prostituzione. Sicuramente vedremo in questo incontro, grazie al professor Paolo Valerio, Cristiano Scanturra e Morena La Polla, che non è assolutamente così, che il percorso di transizione è caratterizzato anche da moltissimi altri posti e moltissimi altri contesti, quali ad esempio l'ospedale, il tribunale, le sale chirurgiche, le associazioni, i luoghi di lavoro, i luoghi del benessere e della cura del corpo, gli spazi virtuali, tutto ciò che serve a una persona per poter vivere una vita libera. Sono tutti posti all'interno dei quali appunto si intrecciano e si scontrano i desideri individuali con la regolazione sociale e il mutamento di genere. Il percorso che deve affrontare una persona transessuale è molto complesso, molto lungo ed è come se fosse in pratica una corsa ad ostacoli, perché si deve incontrare con diverse persone esperte, come dicevamo prima, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista burocratico e dal punto di vista legislativo. In questo iter si combinano appunto moltissime sollecitazioni, norme, posizioni, divieti che toccano molti ambiti, quindi quello personale, quello affettivo e quello lavorativo. Iniziamo la discussione proprio con il professor Paolo Valerio, che è un professore ordinario di psicologia clinica dell'Università Federico II di Napoli, direttore del Centro Sinapsi, presidente dell'OIC, come dicevo prima, l'Osservatorio Nazionale di Identità di Genere. Lui farà un intervento che andrà a spiegare le pluralità identitarie, gli orientamenti sessuali e le questioni di genere. Grazie per avermi invitato e darmi l'opportunità di essere qui con voi. Ho un po' cambiato il titolo dell'intervento visto che è sui diritti, quindi credo che il pubblico sia ormai abbastanza consapevole di quello che ci sono legate all'identità sessuale, ma di questo potrò anche parlare. Si citava Sinapsi. Sinapsi è un centro ateneo, servizi per l'inclusione attiva e partecipata degli studenti. E al suo interno ha un sito www.bullismoomofobico.it, un sito ateneo che è rivolto agli studenti, agli insegnanti, alle persone lesbiche, gay, transessuali, intersessuali che vogliono appunto avere chiarimenti. E cambia altamente una famiglia e appunto, avevano un ragazzino che manifestava
appunto dei comportamenti che apprende i genitori molto preoccupanti. E la frase che da un certo punto ha detto, flusso gesi trans, no? Dico questo pure per raccordarmi con il discorso che faceva prima la collega, cioè nel senso che tuttora uno degli stigmi più forti, più pesanti con quelle persone transgender, e vedo perché uso transgender, potrei anche dire gender non conformi, potrei anche dire gender variant, e già il linguaggio che io uso dà il senso dell'ottimo che muovo in quest'ambito, che è un'ottica depatologizzante. Lo stigma appunto in realtà è legato a tutta una serie di stereotipi, che sono stereotipi legati anche poi a quella che è una realtà che fino a qualche tempo fa era ed è tuttora una dolorosa realtà per le persone. Il termine è transgender M2F, cioè da maschio verso femmina, che molto spesso sono bullizzati in classe, molto spesso non riescono neanche a completare gli studi perché appunto c'è una difficoltà. Il criterio dopo è la femminilizzazione del maschio e quindi talvolta sono costretti anche a prostituirsi perché non c'è nessun'altra possibilità per loro di inserimento nel lavoro. Le cose stanno cambiando lentamente. Meno difficile è la vita per le persone F2M, femmina maschio, insomma, perché in realtà è come se rispetto a un codice binario fossero era una cultura patriarcale, genderista, eteronormativa, stessero appunto sapendo di classe, insomma no, da femmine e di maschio. Quindi noi abbiamo fatto una ricerca in una educativa sociale di Secondigliano, nel quartiere di Napoli, venuti insomma alla ribalta del comune, tutte le vicende connesse appunto. E quello, in questo educativo sociale, su 60 ragazzi droppati dalla scuola, ce ne sono 6 appellati fondamentali e 3 mascolone. Le 3 mascolone hanno tutti i diritti di giocare a pallone, possono in qualche modo sentirsi con pari dignità rispetto ai maschietti della classe. E i 6 fondamentali devono stare attenti, vogliono giocare a pallone, ma non sono bravi e quindi sono sempre vittime di bullismo omotransfobico, che è una delle piaghe ancora oggi connota molte scuole e nelle quali appunto, di questo potrà anche poi potrà parlare il Cristiano, stiamo cercando di operare come si applica proprio con interventi nel mondo della scuola, perché in realtà è proprio all'inizio della formazione dei giovani e delle giovani bisogna intervenire, soprattutto facendo una grossa opera anche di formazione degli insegnanti. Beh, io ho 69 anni, vengo da una generazione in cui l'omosessualità era considerata una malattia mentale, una generazione in cui ho visto persone omosessuali curate per l'omosessualità e non certo con le terapie riparative che sono altrettanto dannose, ma non così diciamo dannose come quelle che venivano una volta praticate, perché all'epoca era come di un elettroshock. Quelli che di voi, voi dei giornalisti, non ricordate il caso Brebanti. Brebanti era un professore, un filosofo, un entomologo che aveva un rapporto affettivo con Giovanni Sanfratello, genitori di Modena, cattolici ferventi, andavano a Roma, rapirono il ragazzo, lo portavano allo psichiatra dell'epoca, il professor Rossini, sui testi io avevo studiato, e lui fu diagnosticato omosessuale ed è una bella corretta, stretto shock in 4-5 momenti clinici. Andò un po' meno bene, o forse peggio, a Brebanti, perché fu eliminato per il crimine di plagio, un crimine che veniva dal codice fascista, uno dei primi casi in Italia all'epoca, perché in Italia l'omosessualità non è mai stata considerata un crimine. È interessante questo vedere che tutto questo ha a che vedere anche con la rivoluzione francese, con Napoleone, che è il primo che ha depenalizzato tutti quei crimini che erano legati all'ideologia, quindi l'eresia e la sodomia furono da Napoleone depenalizzati. Con la caduta dell'impero napoleonico, i vari regimi tornarono meno il regno di Napoli, cosa vuol dire il codice napoleonico, per cui non penalizzava la sodomia.
che era così diffusa, un'omofilia direi, legata anche alla segregazione del genere, che sarebbe stato davvero pericoloso per le nuove leggi, trovarsi una legge del genere. Con il codice fascista si dice che il popolo italiano, un po' come dichiarato il presidente dell'Iran una volta, è così divide che non c'è bisogno di avere leggi proposte. Quindi diciamo Bernardi fu incriminato per plagio. Quanto lungo premessa appunto è per dire quanto pesanti sono ancora i pesi che le persone LGBT, quindi lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, di cui poco si parla e di cui forse in più si dovrebbe parlare, che anche lì il campo del corpo, parliamo di bambini e bambine, congenitali, credo che un linguaggio ha sempre una valenza politica oltre che simbolica. Che potrei definirli, come fanno molti medici, congenitali ambigui, oppure dire congenitali atipici. Non uso il termine atipico, sto parlando di qualcosa che è un'atipia, che non ha niente a che vedere con qualcosa che può essere, diciamo, etichettato in senso negativo, che sono abbastanza numerosi. Sappiate che tanti bambini e bambine sono nati con genitali atipici, quanti amici e amiche o incredibili vostri voi avete, o conoscete questa faccia, come dire, è da 1.500 a 1.400 nuovi nati. Bene, rispetto a questa popolazione tuttora ci sono tutta una serie di discriminazioni e le persone transgender sono quelle che ne sono più vittime. Quindi se vogliamo un po' andare avanti con le slide, il termine interessante che in realtà per fortuna non è un termine che viene dal mondo medico, è un termine che viene, è stato in qualche modo ripreso dal mondo medico, come non era qui che veniva dal mondo medico, ma o dal mondo intellettuale, è stato ripreso. Cioè, Virginia Prince, una attivista di San Francisco, appunto usò questo termine della volta e che in qualche modo è stato ripreso anche poi dal mondo medico, dall'EPA, dal mondo degli psicologi. E diciamo, il termine è un grande ombrello. Andiamo avanti. Come vedete, il gender variant, cioè l'occhio di noi ci vogliamo appunto proprio per poter anche in qualche modo rassicurare la mamma che diceva gay si trans no, cioè non parliamo di una malattia, non parliamo di qualcosa di, che va corretto, ma qualcosa che esiste. E questo termine, vedete, lo usiamo per le persone transessuali e SOS2L, che sono quelle persone che desiderano, sentono l'istanza di modificare il corpo anche in tutti gli elementi fino ad arrivare agli interventi di riassezione chirurgica dei transessuali, ma di questo poi parleremo anche degli aspetti legislativi. Poi ci sono proprio le persone cross-dress che indossano abiti e vestiti già associati al genere opposto, gender queer, che non appartengono al genere maschile al femminile, drag king, drag queen, è un universo dove i transgender sono proprio le persone che in qualche modo sentono che il trans può essere a un certo punto, possono a volte non desiderare anche di operarsi, ma di poter eliminare alcune caratteri sessuali, talvolta per le persone in seno o per le persone in due avvenuti, ma conservare anche proprio dopo i genitali, cioè evitare quella che poi per alcuni è considerata anche una sterilizzazione forzata, perché in fondo è questo il vero fantasma. Se una persona non si opera, non viene sterilizzata, potremmo avere appunto una persona F2, come in realtà poi è accaduto, che potrebbe appunto generare un bambino, e quindi con tutta una serie di problemi e questioni che per un mondo, ripeto, patriarcale, genderista, eteronormativo, eterosessista, è qualcosa di difficile comprensione. Andiamo avanti. Diritti umani. Come vedete, gli Stati Uniti d'Europa da tempo si interessa tutto con il Dipartimento for DSA, for Civil Rights, insomma. E quello appunto che prevede implementare il diritto umano internazionale senza discriminazione, proibire discriminazione in campo di identità di genere, prolungare le istituzioni sull'episodio,
prima appunto viene citato, no? La questione complessa della legge che in qualche modo non estende i crimini d'odio, che sono invece considerati quando il crimine è contro le etiche di religione, anche quando si parla di orientamento sessuale e identità di genere. Sviluppare procedure trasparenti di cambio di nome e di sesso, carte di identità, documenti simili, avanti. Abolire la sterilizzazione e i trattamenti medici obbligatori, cioè come dire, quello che deve in qualche modo guidarci come faro per poter applicare questione legislativa alle persone LGBT e che in particolare noi lo parliamo oggi, è il principio dell'autodeterminazione, cioè ciascuno deve potersi autodeterminare, sapendo che per le persone transgender è un principio che in qualche modo si confronta sempre con un sapere nero che talvolta può diventare anche oppressivo. Avanti. Coinvolgere le persone transgender nelle organizzazioni ogni volta si parli di questioni che riguardano e soprattutto venire, è un po' il senso anche questo incontro qui con voi e quello che farò domani alla Mezza Terme per gli attivisti del Movimento M5S è quello di stabilire percorsi di formazione ai professionisti della salute, psicologi, psichiatri, medici, i bisogni e diritti delle persone transgender e io direi LGBT, anche lei e intersessuali, e al quesito del rispetto delle loro identità. Perché non se ne sa molto, cioè l'università, la scuola, in quest'ambito è molto molto latitante. Qui a Cosenza, qui c'è un docente che fa parte del corso di laurea in lingue che si interessa appunto di gender studies e quindi con gli studenti affronta queste questioni, ma diciamo è molto difficile che qualcuno se ne interessi in un modo approfondito, perché abbiamo psicologi, come anche adesso da ricerche recenti, penso a una ricerca fatta dal professor Ligiardi sui psicologi e sui psicanalisti, non ne sanno quasi niente, insomma. E questo potrebbe essere legittimo 25-30 anni fa, se penso al primo incontro con una persona transgender, è fallimentare. Io sono uno psicologo clinico, laureato in medicina, specializzato in malattie mentali, ma quando venne Euro Tommaso, così voleva chiamarsi questa persona, una persona F2M con la sua compagna, che aveva l'aspetto di una ragazza anche molto carina e femminile. Io sono concertato, non sapevo neanche di cosa si parlasse, perché non poteva avere una bella relazione lesbica, pensavo. Era la mia ignoranza, nessuno mi aveva formato in quest'ambito, erano ancora pochi i casi di cui si parlava circa 30 anni fa. E quindi sentire gente che c'era studiare, approfondire questo tema, e tanto che oggi insomma, è una delle parti della mia. Per me è anche più importante la ricerca scientifica e quindi è importante che medici, soprattutto pediatri, no? Pensiamo oggi ho avuto un'intervista da un giornalista appunto che si occupa delle questioni delle famiglie, dei bambini, e qui ho detto certamente il termine gender violent, non transessuale, che sappiamo anche quando parliamo di evolutiva, fino a che non arriva la pubertà, è molto difficile definire in modo chiaro e preciso il percorso che il bambino o quella bambina. Però è importante che l'insegnante sappia che il bambino è gender non conforming, cioè come dire, stereotipicamente non usa quei giochi che sono, stereotipicamente assegnati ai maschi e alle femmine, è un bambino che va rispettato. Un bambino che anche se ha giocato con le bambole non va più in giro in classe, e purtroppo questo non accade sempre, quindi quanto è importante fornire il percorso di formazione, quanto è importante questa iniziativa oggi dell'ACI, anche per poter stabilire un ponte tra le persone LGBT che molto spesso vivono
importante ciascuna pensando ai propri diritti, e invece è importante che ciascuno lotti per i diritti dell'altro. E metterei LGBT e anche F, no, figlia, cioè vuol dire quanto è importante, no, uscire dai nostri biechi e stretti ambiti di competenza. Quando mi invitano all'università il giorno della violenza contro le donne a fare un intervento, io accetto che si parla non della violenza di genere, ma delle violenze di genere, sapendo per esempio che le persone F2M, quindi le persone transgender, femmina maschio soprattutto, rappresentano sempre nel nostro paese il numero più alto di vittime della violenza. Siamo secondi dopo la Turchia, e quindi vuol dire no, quanto è importante che anche le donne lottino per i diritti delle donne trans. E quindi come dire, è importante la cultura. Andiamo avanti. Il tema il WPAT. Cos'è il WPAT? Il WPAT è la World Professional Association for Transgender Health, cioè l'equivalente internazionale dell'ONG. Io sono presidente dell'ONG, l'ONG è l'osservatorio nazionale di transgender, che mette insieme tutti gli psicologi, endocrinologi, chirurghi che si interessano delle questioni della gender variance. Il WPAT lo fa a livello internazionale, e uno degli aspetti importanti su cui oggi il WPAT si batte appunto è la depatologizzazione delle varianze di genere, per cui tutte le persone che dimostrano le disfunzioni di genere non devono essere considerate come persone malate di mente, in quanto questo, diciamo, può causare stigma, aumentando tutti i rischi del benessere mentale. Di questo poi Cristiano ce ne parlerà in un modo diffuso. Quello che è interessante è vedere anche come per certi versi il clima politico può incidere, quindi quando dobbiamo essere sempre attenti, mai abbassare la guardia. C'è un autore tedesco, Ivan Bloch, che nella fine dell'Ottocento ha scritto un libro sulla sessualità, e in questo libro c'è un capitolo, il mistero dell'omosessualità, in epoca in cui si cominciava a fare una distinzione tra omosessualità, c'è un termine anche abbastanza recente, il termine è stato inventato alla fine dell'Ottocento, prima era sodomia o same sex, insomma. Ed è questo libro che a un certo punto scrive le mie ricerche sulle persone omosessuali, ma comprendendo tutto l'universo che oggi chiamiamo LGBT, io ho potuto dedurre che non c'è più psicopatologia di quanto ce ne sia tra le persone eterosessuali. C'è psicopatologia è perché il contesto sociale fa soffrire le persone e aumenta lo stress e, diciamo, è quindi responsabile del disagio e dello psicofisico. Cioè già circa più di 100 anni fa è stato già immaginato il concetto di minority stress, cioè quali sono le conseguenze di vivere una dimensione minoritaria, se questa che viene soprattutto con l'orientamento sessuale e identità di genere. Con l'antifascismo è stata tutta cancellata questa ricerca. Abbiamo bisogno di altri 30-40 anni per poter cominciare a ripensare in termini altri diversi. Dal periodo degli anni 30 era il, per alcuni Sodoma e Gomorra, per altri un centro di libertà e di ricerca scientifica. Hirschfeld era uno scienziato delle scienze sessuologiche, aveva costruito un centro di sessuologia che fu completamente distrutto dai nazisti, insomma, quando appunto considerarono l'omosessualità una delle colpe, insieme all'essere ebreo e all'essere rom, per cui si andava nei campi di concentramento. Quindi vedete com'è importante essere vigili anche rispetto al clima politico, che può modificare anche quelle che sono i risultati della ricerca scientifica, perché appunto si è giunto fino agli anni 70 poi perché qualcuno potesse dire che essere omosessuale significa essere malati di mente. Per voi questo è un discorso quasi incomprensibile, ma all'epoca quei ragazzi che volevano evitare il servizio militare
e chiede di fare l'obiettore di coscienza, se avessero mai detto che questo facevano perché erano omosessuali, certo, venivano esonerati, ma perché malati di mente, non potevano accendere i pubblici concorsi, non potevano avere la patente, tutta una serie di questioni legate alla cultura. Qui c'è, sono molte donne che forse non ricordano che, visto che siete molto giovani, probabilmente le vostre nonne non avrebbero potuto accedere alla carriera di magistrato, perché fino al 1964 le donne erano considerate un po' bizzarre con le mestruazioni, quindi non erano così, diciamo, rigide e rigorose come maschi. Quindi vedete come la cultura e i contesti di influenza, come si resta molto caldi. Quindi oggi sempre più si tende a depatologizzare, e c'è stata tutta una lunga questione per la costruzione di SM5, il manuale del nostro statistico delle malattie mentali. Una delle preoccupazioni, appunto, rispetto a eliminare il transgenderismo tale di malattie mentali, era che succederebbe in contesti nei quali, se viene eliminato, poi non c'è più nessuna protezione dal punto di vista sanitario. E quindi si è trovato oggi questo, diciamo, mediazione, non considerare più una malattia mentale, eliminare di queste malattie, ma mantenere come disforia di genere. Beh, sapete che questo è avvenuto anche per l'omosessualità. Perché forse voi non ricordate, ma quando fu l'EPA, per la prima volta si pose il problema se eliminare o meno l'omosessualità nelle categorie di malattie mentali, ci fu un grosso e forte dibattito, molto acceso. Alla fine tutto fu deciso sulla base di un questionario, quindi fu inviato a tutti gli aderenti alle PIE. E quello che si decise all'inizio era che non era malattia mentale, dopo che era malato di mente, quella persona omosessuale che era felice di essere omosessuale, e invece aveva qualche dubbio, cioè era un'omosessualità egodistorica, ritrae malattia mentale. E poi c'è stato il secondo passaggio in cui finalmente tutte le persone omosessuali sono state considerate libere di essere se stesse senza il rischio di essere considerate malattie mentali. Oggi questo guarda un po' il transgenderismo, no? Dove per un accordo, diciamo, anche per le associazioni transgender, si è appunto mantenuta la diagnosi, ma trasformando da disturbo di identità di genere, gender identity disorder, in disforia di genere. Andiamo avanti. E quindi, diciamo, sempre più il DSM-5 ha recepito alcune importanti indicazioni della comunità scientifica. La non conformità di genere non è di per sé un disturbo mentale. Così anche per una serie di forti pressioni del mondo transgender. Sono stato a Bologna all'incontro del TGU, Transgender Europe Council, ed è interessante vedere il mondo diverso tra i giovani, dove c'è quello che emerge proprio la fluidità del genere, il modo diverso di poter gestire il proprio corpo. Le persone che si sentivano gender variant, nel senso delle persone M2S, che avevano abiti femminili, che avevano lunghe barbe e lunghi peli alle gambe, cioè, dire, dove si dice che anche lì non era indispensabile potersi sentire, diciamo, gender variant, avere anche tutta una serie di aspetti stereotipicamente attribuiti all'altro. C'è un'immagine molto bella che dice: quando il genere sta qui, non sta qui, insomma, no? E dico, sapendo che però è importante rispettare l'autodeterminazione di tutti e tutte, e consentire a tutte le persone di poter essere, no, come dite voi qui, aspiriamo ad essere noi stessi. Quindi si parla di disforia di genere. È interessante anche tolto lo spessitore dell'orientamento sessuale. E prima, se io ero una persona transgender, M2F, che desideravo ardentemente avere la riassegnazione grafica come appartenente al genere femminile, e desideravo avere con una donna una relazione affettiva sul registro lesbico,
o viceversa una relazione affettiva sul registro gay, come in realtà accade a molte persone che anche io conosco, attivisti che F2M che poi hanno una relazione affettiva con persone di genere maschile, prima non era possibile avere il riconoscimento del transgenderismo, oggi invece per fortuna con gli F5 questo è stato eliminato. Avanti. Ci sono tutti questi altri gruppi di lavoro che stanno andando avanti e la posizione del 2017 va sempre più cerca di parlare di gender non conformity, cioè non conformità di genere. Avanti. Perché in realtà quello che diciamo, e questo Cristiano parla anche molto meglio e profondamente di me, diciamo, mette in due stigma. C'è quello dell'essere malato di mente e quello di essere una persona non conforme al genere, aumenta il rischio della salute, sulla salute mentale di queste persone. Avanti. I genitori chiedono, prima lo chiedevano per il ragazzo omosessuale, poi lo chiedono anche per loro, per le ragazze lesbiche, ma quando poi è diventato transgender, ma come mai? Di chi è la colpa? Io rispondo, boh, ma non perché io non sia un psicologo diciamo, che ha studiato queste questioni, perché in realtà è difficile la risposta. È difficile perché noi ci muoviamo in un campo in cui in realtà sappiamo ben poco. Perché dico questo? Non soltanto in queste questioni, perché in realtà, diciamo, quello che era il dilemma cartesiano del rapporto tra res cogitans e res extensa, tra mente e corpo, è ancora un dilemma, anche se Spinoza ha cercato un po' di superare. Perché è un dilemma? Perché noi sappiamo il cervello abbastanza, attraverso le immagini, attraverso gli studi fatti sulle cellule, fatti sui neuroni, riusciamo a localizzare magari il cervello che corrispondono a un certo tipo o di movimenti o di comportamenti e così via. Ma quando ci uniamo sul registro dell'attività psichica, cioè mentale, in realtà ancora oggi non sappiamo come da un aggregato di neuroni, da qualcosa che è immateriale e res extensa di neuroni, può venire fuori poi dopo la coscienza, la consapevolezza, l'attività psichica. Questo è un mistero. Allora, io sono religioso, sono fortunato, sono scienziato, sono un altro mio, mi dice, dai, quello è psiche, Dio mi ha mandato lo spirito di Dio. E se sono laico, come sono, rimango in una posizione di non sapere abbastanza. E quindi, come dire, anche perché queste sono questioni, quindi hanno a che vedere con aspetti psichici. Perché, come dire, qui ancora i miei amici mi sentono parlare spesso di questo disordine del corpo, ma io voglio dire, no? Cioè, viene una signora, ha dato un omofobico.it, la quale appunto col marito erano preoccupati che il figlio aveva fatto coming out. Ha detto ai genitori che lui era lì e voleva portare il proprio fidanzato a casa. La mamma entra nella stanza, si butta sulla sedia in lacrime, che gli ha detto stretto, dice, professor, non ci capisco più niente, è mascolo o femmina? Prima di dire che è femmina, un vado maschio, che successo? Cioè la signora confondeva con l'intervento sessuale e l'identità di genere. Come voi sapete, quando noi parliamo della identità sessuale, dobbiamo mangiarci come una pizza, no, dove c'è certamente la componente corpo, cervello, geni, ormoni, genitali, che definiscono l'essere maschio e femmina, ma non basta per l'identità sessuale. Tant'è vero che ho detto già che abbiamo bambini e bambine con genitali atipici che già vanno a sfidare tutto questo, quando diventa difficile poter attribuire loro un genere, e tanto che in Germania, per esempio, c'è una terza casella oltre MF per queste persone. Perché noi dobbiamo tenere conto anche di quello che chiamiamo identità di genere, cioè quali sono a livello profondo i sentimenti che ho di appartenere al genere maschile e femminile. E questo è determinato appunto a livello psichico. E che non basta, perché è importante anche per l'identità sessuale quali comportamenti che assumo per definire e confermare a me stesso e agli altri il genere che appartenere. E a questo
sono stereotipicamente, diciamo, stabiliti. E guai a, diciamo, cercare di trasgredirli. Io vedo molte ragazze, gran parte dei pantaloni, perfetto, non diciamo che vengono, quindi. Però, diciamo, le sue scandalizze, avete dei pantaloni molto eleganti, quella, se fosse un doccio, una bella gonna elegante, di Trussardi o di Armani, e avete messo un po' di imbarazzo, e sì, il quale dice, il suo Valerio, il sanitario, il suo, ma viene con la gonna. Come vedete, no, diciamo, è la femminilizzazione del maschio che in qualche modo viene sancita, sanzionata, e per cui se il maschio non è così aderente a quelle norme che sono di base, insomma, ha una vita un po' più difficile, come l'avevano le donne della fine del secolo scorso, di due secoli fa, scusate, c'è una bellissima ricerca di Laura Schettino, lei ha fatto un'indagine sul mattino, sul Roma di Napoli, nel fagioli di Roma, dal 1890 al 1930, per vedere quali erano gli articoli che segnalavano la scala rispetto al genere. Ebbene, le signore andavano vestite con gonne un po' corte, o peggio con i pantaloni, erano state in nessuno. E in un'ottica londrosiana venivano in qualche modo visitate, valutate, perciò ancora era un maschio che andava vestito da donna. Tant'è vero poi che, benché in Italia l'omosessualità non era legalizzata, però c'era il crimine di travestimento, per cui fino agli anni 70 le persone transgender, e penso racconti da Argentina, racconti di tante persone napoletane, che erano appena uscivano di casa, non subito prese dalla polizia, portate in questura, lasciate la notte in nelle celle di sicurezza e mandate poi al giorno di giorno fuori per mostrare la loro vergogna, no, di quello che hanno fatto. Quindi come vedete, diciamo, tornando a quello che noi ci chiedevamo, perché? Boh, lo dico un po' però perché in realtà, diciamo, l'ottica da quando ci muoviamo è sempre un'ottica che non viene mai soltanto dal punto di vista binario, un fattore contro l'altro. Come dire, non è natura, non è cultura, ma è la complessa interazione tra fattori veramente biologici, fattori emozionali, fattori psichici, fattori sociali, educativi, e da tutto questo viene fuori poi, ma non tanto e non solo gli indicati di genere, l'orientamento sessuale, ma anche la struttura di personalità, che ha a che vedere con l'aspetto dinamico interattivo con cui ciascuno di noi si muove nei primi anni di vita, da quella stretta e complessa interazione che soma psica, che vedete con un altro soma psiche, che è quello della figura della madre, con tutte le complesse vicissitudini che questo ha, sapendo che non basta la madre potente, forte, severa, un padre debole e così via, a determinare il genere della persona, ma tutto un insieme di fattori. E per questo appunto anche quelli che sono contro la step adoption o per l'adozione, o per la GPA o l'adozione da parte di gruppi violenti di famiglie e bambine, appunto commettono errore, penso che questo possa avere una ricaduta sul benessere futuro del bambino. La ricerca scientifica dimostra quello che è importante, è che il bambino e la bambina abbiano un ambiente che dia loro amore e affetto e riconosca la loro dignità di persone di svilupparsi come sempre non vogliono. Quindi l'etologia vuol dire non tanto sconosciuta, ma richiede l'insieme di fattori. Andiamo avanti. Oggi sempre si parla appunto o come condizione venica, non più psichiatrica, o diciamo la discoria anatomica, al di là delle caratteristiche fisiche, avanti, avanti, avanti. E quindi, come dire, ora la parte in generale lascio a te, non mi soffermo, che se no ti rubo anche il tuo campo. Andiamo avanti, 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 avanti. Appunto, il discorso di cui mi do, come questo mi parla certamente dopo. Avanti. Quali sono? Io sono di nota. Diciamo, la legge di cui
legge Mannaggia. È una legge che per l'epoca aveva un senso. Noi stiamo parlando, cioè, in quell'epoca in cui non esisteva nessun tipo di normativa che riguardasse il cambio anagrafico per quelle persone che erano andate a Casablanca, a Londra, a Parigi per fare interventi di retribuzione chirurgica del sesso. E quindi si trovava una situazione molto svantaggiata per tutti gli altri, che perché sono umani a spesso completamente femminile, e quindi la legge prevedeva che il giudice dovesse in qualche modo anche verificare, ma le cose sono cambiate tanto ad oggi. Quella è, come è stato detto prima, quella di una legge apparentemente avveniristica per un mondo che non ne sapeva niente di tutto questo, di quello che si sapeva al massimo erano la gente vista in strada come prostituta, perché purtroppo oggi tutto questo è diverso, no? Io faccio parte di un ateneo di cui sono orgoglioso di far parte, che ha previsto inizialmente la possibilità di dare ai nostri studenti transgender, quindi giovani che hanno avuto il tempo di fare il cambio anagrafico come legge prevede, l'opportunità di poter avere prima un libretto cartaceo nel quale veniva segnato il nome che sentivano più congeniato in genere di appartenenza, poi quando il cartaceo è scomparso ed è tutto elettronico, è stata creata insieme alla città di Urbino, Bologna, Torino, Bari, Firenze, Padova, quello che chiamiamo la carriera alias, cioè la possibilità che lo studente possa avere diciamo attribuito il genere in un nome congeniato in genere di appartenenza per evitare quello che appunto è lo stigma strutturale, quello di cui ci parlerà certamente Cristiano, cioè per evitare che queste persone possano soffrire essendo vestite ad donna in un aspetto femminile che non sono ancora generale esposto. Sembra banale questo, ma credo che sia importante come fatto simbolico che un ateneo, per esempio nel Federico II, uno dei più antichi in Italia, tenga conto del cambiamento curriculare e strutturale. Quindi anche se hanno soltanto 7, 8, 10 studenti francesi, questo dal effetto di un ateneo inclusivo, e tutto questo è stato da novembre dell'anno scorso anche esteso, e qui sono curioso di dire che insieme a Verona, tra i primi due atenei italiani, anche al personale docente e non docente. Perché è importante questo? Perché un genitore che viene a dire solo di transnomo, perché quella è la strada del suo destino, io posso dire quando mai venga all'università e incontrerà 7, 8, 10 studenti che stanno per diventare avvocati, ingegneri, medici, diplomati, laureati in scienze umanistiche. Cioè, come dire, cambio di scenario. No? E tutto questo significa anche, diciamo, rassicurare i genitori e dare ancora un ulteriore corpo allo stigma strutturale. Avanti, di cosa ne parla Cristiano? Quindi avanti, possiamo finire. E appunto questo che abbiamo accennato, avanti, appunto, è importante quindi creare quello che diciamo è una delle parole più forti che l'ateneo vuole che vengano impresse nel suo statuto, una università davvero inclusiva. E quando io parlo di inclusione, parlo di un principio in base al quale viene richiesto alla persona non tanto di modificare e quindi di integrarsi per essere inclusa nel contesto, ma quando il contesto ha il dovere, di dire se vuole essere inclusivo, di modificare se stesso, abbattendo barriere, prima quelle architettoniche per le persone con disabilità e poi quelle culturali per tutti gli altri, affinché ciascuno possa sentirsi a pieno diritto come gli altri, come si vengono a tutti i concetti pari opportunità, quindi il rispetto delle libertà e inviolabilità della persona. Avanti. Ecco, insomma, non è che stiamo leggendo che già ho preso troppo tempo, però queste sono le parole di Pompa Maracasciano, che è un'amica carissima, che è stata presidente del Movimento Identità Transessuale di MIT di Bologna, prendendo quel posto in Marcella di Fulco, che proprio ci dà il senso anche di come oggi il mondo
anche trasgendere un mondo complesso, articolato. Per quello che è interessante di Purpura, che è una persona che sente profondamente il suo appartenere femminile, proprio quando le chiedo perché scrive articoli, lei proprio qualcosa devo scrivere poi dopo per te, non scrivi sociologo, no? Cioè, come dire, quanto è la fluidità quella che in qualche modo connota il mondo, e la libertà c'è solo di essere e di poter presentare se stesso, un po' come è il motto che è l'unico in più visto è la paura. Certo, la paura, se ho paura di esporre, se ho paura di avere conseguenze, se ho paura di vivo il senso di qualcosa che deve essere, sapendo che tutto questo, come dicevo prima, avviene in anni di vita, cioè vuol dire, e credo che tutti noi, proprio la mia generazione, porta elementi di una, quello che chiamiamo omofobia interiorizzata, e perché non è stato facile confrontarsi in un mondo che ti voleva diverso da quello che tu sentivi. Oggi per giovani generazioni questo non è più vero, oggi, e questa è una cosa bellissima, siamo il giorno prima all'antidiccia, anzi, del Ghebrani di Cosenza, quindi anche Cosenza ha voluto intorno partecipare a questo. E oggi abbiamo un uomo di psicologico della Campania che pubblica un libretto appunto sul genere, riflessione sulle linee guida di intervento psicologico nei dintorni, per appunto gli psicologi che lavorano con persone gender varie, gender non conformi. Abbiamo il Comune di Napoli, che è l'università, fa un monumento dedicato ai giornalisti, le etiche che di sessuale transgender, una punta dei termini politicamente corretti, anche se non ci siamo un po' ricreduti, che useremo nella prossima edizione per un linguaggio veramente inclusivo. E quindi, come dire, le cose stanno cambiando, la vostra presenza qui e la nostra presenza qui oggi è una disciplinanza di questo, ma come dicevo, non abbassiamo mai la guardia. Ivan Brock poteva scrivere non c'è più patologia, psicologia per persone omosessuali e da quanto quello che c'è persone eterosessuali, ma le sue ricerche furono cancellate dal nazifascismo e quindi siamo attenti a tutti quei movimenti che sono contro la libertà della persona e contro il principio dell'autodeterminazione. Grazie. Thank you.
portare in realtà un po' di, anche della mia città a Cosenza, perché quello di cui oggi vi parlerò cercherò di lasciare, diciamo, troppa scientificità a casa, perché altrimenti diventa pesante, anche se devo dire la verità, è sempre molto difficile parlare dopo il professore Valerio, che è il mio maestro, per cui insomma è sempre complesso, perché veramente lui ha una cultura sterminata di genere. E io quello di cui oggi vi parlerò in realtà è un'esperienza, vi parlerò di un'esperienza che io ho condotto insieme ad un gruppo di ricerca a cui diciamo, ha partecipato anche il professore Valerio, di un progetto europeo che fu vinto negli anni 14-15. Non eravamo noi di Napoli della Federico II Capofila, ma era l'Università di Torino insieme a Dublino e a Madrid e anche alla Slovenia, e poiché appunto nel tempo la Federico II, grazie credo al professore Valerio, è riconosciuta come un'istituzione che si occupa nello specifico di persone transgender, noi siamo stati in qualche modo investiti da tutto questo grande gruppo, da questa partnership europea, per occuparci solamente di persone trans. Questo progetto europeo aveva l'obiettivo di, termine tecnico, noi diciamo di empowerizzare, dare potere in qualche modo, creare risorse in un gruppo di persone LGBT giovani che avevano subito esperienze di discriminazione. Vi dico che quando in qualche modo noi abbiamo provato a reclutare questo gruppo di persone LGBT e nel nostro caso trans, in realtà questo criterio di inclusione, cioè la persona che subisce discriminazione, era un po' in qualche modo inesistente, perché tutte le persone LGBT hanno subito discriminazione. Per cui in realtà è stato anche abbastanza semplice, abbiamo organizzato un gruppo con più o meno 10 persone, e quello di cui io vi parlo oggi è la narrazione, la storia di vita in realtà di queste persone, che viene letta, che io ho provato in qualche modo a leggere tramite le lenti di un modello teorico, ma anche fortemente applicativo, che noi come gruppo utilizziamo sempre, che è quello del minority stress. E quindi in realtà, prima di passare la parola al testimone, io l'ho chiamato un po' così, perché in realtà non è Cristiano Scandella che vi parla in qualche modo a breve, per un primo pezzo sì, ma saranno delle persone trans napoletane, ok? Per cui in realtà, insomma, credo che questo che oggi possa essere in qualche modo un po' anche forse più utile di impatto dare la parola alle persone trans. Però prima di fare questa operazione devo fare una premessa un po' più scientifica, e quindi ti chiedo insomma il favore di seguirmi e di passare avanti con le slide. Allora, il minority stress, in realtà questo è un costrutto teorico, psicologico, ma anche sociale, che è a me molto caro, perché in realtà è un po' il campo, un po' la mia expertise in qualche modo. E minority stress significa appunto stress dovuto al fatto di appartenere ad una minoranza. E qual è la premessa? Che le persone LGBT esperiscono uno stress cronico, e sottolineo cronico, quello insomma arrivo a spiegare perché, causato dalla continua stigmatizzazione sociale a cui sono esposte quotidianamente, e le condizioni sociali che sono caratterizzate da pregiudizio, rifiuto, discriminazione, violenza e così via, sono degli stressor. Per cui tutte queste condizioni incrementano in qualche modo la possibilità che si sviluppi questa particolare forma di stress. Perché però minority stress? In realtà diciamo che il creatore di questa teoria, però in realtà l'ha nominata anche appunto prima il professore Valerio, che è stato un buco di 50 anni, per poi arrivare fino agli anni 90, in cui finalmente diciamo come dire, questo psicologo sociale ha sviluppato questo modello in maniera appunto complessiva. Ancora oggi viene utilizzato perché serve sia la ricerca, ma in realtà la ricerca che noi facciamo, una ricerca sempre molto applicativa. Io per esempio, oltre ad essere uno psicologo clinico, sono anche uno psicoterapeuta, e quando incontro persone LGBT io questo modello lo utilizzo molto, perché mi aiuta a capire delle dinamiche, ok? E quindi ad aiutare in qualche modo la persona. E le persone T, io mi sono messo T con l'asterisco, insomma, perché in realtà, come prima il professore lo ha spiegato bene, è un universo in qualche modo un po' infinito, per cui diciamo transgender, è una popolazione, sono persone che sono fortemente stigmatizzate, e appunto a causa di questa forte stigmatizzazione sono a rischio di sviluppare
fare disagio, disagio di natura psicofisica, ma anche fisica, cioè tutta una serie di ricerche, per esempio, hanno messo in relazione il minority stress con, per esempio, disturbi cardiovascolari, obesità, alcolismo, fumo, cioè non sono solo problemi psichici, ok? Cioè questa forma di stress ha un rischio addirittura sul cancro, per cui in realtà il modello è molto importante. Appunto, il minority stress è unico e cronico perché non dipende solo dal singolo individuo, cioè non è solo l'individuo che discrimina un altro individuo, è cronico perché è presente all'interno delle strutture sociali. E le strutture sociali sono difficilmente modificabili, cioè per esempio ci sono tutta una serie di studi sullo stigma istituzionale, cioè se ad esempio c'è una persona che lavora in un ASL, un medico che accoglie una domanda di aiuto di una persona trans che per esempio, non so, sulla carta d'identità la fotografia non coincide con l'apparenza fisica, se in quell'istituzione la legge della singola istituzione vieta al singolo operatore di intervenire perché non è legale, sebbene quel medico possa essere per esempio aperto e voglia aiutare questa persona, non può farlo, ok? Per cui questo in realtà è cronico, il minority stress, sta all'interno delle strutture sociali, delle maglie delle strutture sociali, ed è socialmente basato perché appunto ha una debba sociale in qualche modo. E quindi in realtà questo è un modello che descrive gli effetti che i vari tipi di stress hanno sulla salute psicofisica. Andiamo avanti. Io qua ho creato un piccolo modello, ma in realtà insomma ne parlerò veramente in maniera veloce, però vedete per esempio quei rettangoli rossi? Questi sono i tipi di stress in qualche modo, che vediamo vanno dallo stigma vissuto a quello interiorizzato, cioè dallo stigma vissuto è quello più lontano dall'individuo, perché deriva dall'altro. Per esempio la violenza agita è un tipo di stigma vissuto, però pian piano arriviamo all'identità, ok? Cioè lo stigma interiorizzato dipende chiaramente sempre dall'altro, dalle relazioni che vengono in qualche modo interiorizzate, ma dipende fortemente dall'identità dell'individuo. Per cui l'interazione tra questi, oppure lo stigma percepito, pensiamo che ne so, a una coppia di persone, di uomini omosessuali, che insomma non si danno la mano mentre camminano per strada perché hanno paura che possa loro succedere qualcosa. Non è successo niente ancora, ma c'è questa paura, per cui c'è la percezione che questa coppia possa subire uno stigma, ok? Lo stigma percepito porta a tantissimi problemi di salute, ma l'interazione tra questi tipi di stigma ha una relazione diretta con la salute psicofisica, in inglese le chiameremo negative mental health outcome per esempio, ma la realtà esistono dei fattori protettivi che sono molto molto importanti, che moderano questa relazione, la tutiscono, diciamo, e i fattori protettivi variano, diciamo, da un aspetto più legato alla comunità, come per esempio l'arciprete in qualche modo in sé è una specie di l'associazionismo genera senso di comunità, per cui le persone non si sentono sole, e questo è un fattore protettivo che in qualche modo fa decrescere la possibilità che si sviluppino problemi di salute, per cui è molto molto importante anche quello che stiamo facendo oggi. Questo può rientrare in qualche modo in quei fattori comunitari che moderano l'impatto negativo dello stigma, ma ne esistono anche altri che sono più legati all'identità, di cui vi parlerò insomma a breve, come per esempio il pride. Il pride in realtà è un fattore protettivo, è l'orgoglio verso la propria identità, ma è l'ultima fase dello sviluppo della propria identità, cioè ci si arriva ad essere orgogliosi di sé, ed è un processo lento che si può fare, no? E un altro fattore per esempio protettivo importante è la resilienza, di cui anche dopo vi parlerò tramite questi stralci narrativi. La resilienza in realtà è un concetto bellissimo psicologico, secondo me, perché indica la capacità delle persone di riutilizzare il trauma, riutilizzare l'evento negativo, trasformarlo in senso positivo, arricchendosi. Per cui, per esempio, in inglese si utilizza questo termine che rende molto bene, che non credo esista in italiano, bounce back, cioè sarebbe una specie di rimbalzo, no? Cioè si rimbalza il trauma e si ritrasforma in senso appunto positivo.
che io, a cui io tengo spesso, perché noi a volte utilizziamo dei termini, però non sempre questi termini sono effettivamente corretti, perché appunto quando noi parliamo di violenza antitransgender immaginiamo sempre la violenza agita da parte di una persona su un'altra. In realtà le cose sono molto molto più complesse, la violenza si muove sul continuum che va da quella istituzionale, che ho fatto prima, l'esempio, per esempio dell'ASL, ma forse ce ne parleranno in una dopo, immagino, insomma, la violenza istituzionale, anche la legge. Cioè la legge crea violenza, l'inesistenza per esempio di una legge sui crimini d'odio è una violenza istituzionale e in qualche modo alimenta il minority stress, ma quotidianamente, perché in realtà c'è un'assenza, una carenza strutturale, e fino ad arrivare poi alla violenza interpersonale. In realtà la cosa a cui io, insomma, credo che sia importante è questo del termine transfobia, no? Oppure omofobia, transfobia, noi lo utilizziamo sempre, però in realtà è solo un aspetto della violenza antitransgender, la transfobia. Esistono altre dimensioni, che è vero che queste scienze, ok, ricerca, però è importante poi perché cambia la percezione, no? Anche della realtà che noi in qualche modo abbiamo, perché il linguaggio costruisce la realtà, non c'è niente da fare, per cui in realtà è importante utilizzare quello corretto. E ad esempio in questo modello, che è un modello di Lewin-Hofmann del 2005, ma ancora insomma molto utilizzato, ci sono tre componenti della violenza antitransgender. La prima e la più in qualche modo espansa, possiamo dire, è il genderismo. Il genderismo in realtà è un atteggiamento culturale negativo. La transfobia invece è un elemento che alimenta il genderismo con l'odio, il disgusto, la paura, per cui una dimensione un po' meno culturale in qualche modo del genderismo, mentre il gender bashing è proprio il pestaggio, la violenza, perché è una dimensione molto più individuale o gruppale, insomma, a seconda di chi la dice. Andiamo avanti. E queste sono, vai avanti per due volte, perché sono in realtà molto collegate, queste sono alcuni studi, insomma, che noi citiamo spesso, perché danno il metro della percentuale, in qualche modo, di violenza che le persone trans subiscono. Pensate che, per esempio, in questo studio, il 71% delle persone trans ha subito violenza fisica, il 50% violenza sessuale, un terzo del campione ha tentato il suicidio, tutto questo a causa dello stigma. Oppure in realtà uno studio che abbiamo condotto noi in Italia su 149 persone transgender, ma guardate in realtà la percentuale degli abusi verbali, è enorme, cioè noi siamo rimasti veramente, insomma, sbalorditi, perché vi assicuro che abbiamo provato a confrontare, non ho qua una slide purtroppo, le percentuali di stigma vissute dalle persone trans con quelle LGB, con quelle eterosessuali, cioè il paragone non regge, veramente i livelli sono elevatissimi nella popolazione trans. E un'altra ricerca, anche abbastanza recente, parte dalla famiglia di origine, e insomma hanno scoperto che i fratelli non transgender hanno un supporto molto molto più grande di quelli trans, e hanno riportato tutta una serie di esperienze molto molto negative di punizione causate da comportamenti ritenuti gender non conformi, fino ad arrivare ad allontanamenti da casa. A Napoli, per esempio, c'era una casa, no? che accoglieva persone trans in qualche modo scacciate, poi è stata chiusa, non so se adesso la riapriranno, ma insomma per una mancanza di fondi, ma in realtà sono necessarie queste strutture. Andiamo avanti. E per cui queste sono le aree di maggiore impatto dello stigma, per cui problemi nell'accesso ai servizi sanitari, luoghi di lavoro, violenze di tipo verbale, sessuale, fisiche. Andiamo avanti. E perché questa violenza, no? Da che cosa poi è dovuta? In realtà ci sono degli autori che sostengono che sono quattro i motivi principali che generano violenza antitransgender. Il primo è l'ignoranza del pubblico generale. Pensiamo che questi autori fanno un esempio molto efficace, secondo me, perché insomma riportano un esempio classico di un abuso verbale fatto a persone transgender, a una persona transgender. Solitamente la persona trans viene offesa con un linguaggio omofobico, non transfobico, viene chiamato checca, viene chiamato ricchione, ma non viene chiamato trans, o non utilizzano parole in realtà transfobiche, ma omofobiche, per cui c'è un overlapping in qualche modo, no? di queste due dimensioni, perché la gente non sa che significa, no?
e l'ignoranza alimenta la paura, il pregiudizio e la violenza. Ci sono dei bias istituzionalizzati, penso che insomma tutti quanti noi abbiamo studiato alle medie, ma forse anche al liceo, insomma, biologia, e insomma ci hanno sempre insegnato che i sessi sono due, ma il grosso errore non è vero, perché esistono le persone intersessuali, ma insomma sembrano in qualche modo negate dalla scienza. C'è una marginalizzazione da parte dei sistemi sanitari che non sono assolutamente preparati ad accogliere le domande di aiuto. Io, il professore Annalisa Modeo, che in realtà è la responsabile scientifica del servizio in cui io lavoro all'interno della Federico II, facevo un corso di formazione ai medici, l'abbiamo fatto per 2 anni di fila, è stato difficilissimo. Difficile, veramente molto difficile. Siamo dovuti partire dall'ABC e nonostante questo poi ci arrivavano delle domande sul finire della formazione che ci facevano un po' avvilire. Io mi ricordo perché tanto dicevo, vabbè, forse non siamo stati efficaci, no? Perché insomma queste persone poi sembravano non capirci veramente, erano tutti medici. Per cui insomma, che sono persone alle quali non si rivolgono, quando sta male, quando ha un problema. E poi c'è la preservazione del binarismo di genere, perché per esempio i crimini d'odio sono una specie di escamotage, di meccanismo per preservare in realtà il binarismo di genere, perché il binarismo di genere, credere che esistano solo due generi, è rassicurante, organizza le nostre relazioni, organizza i nostri comportamenti, ci fa prevedere il comportamento dell'altro, cioè qualcosa che serve alla relazione sociale. Ecco, parola al testimone. Diciamo che, giusto velocemente, io non piano io per la metodologia scientifica che abbiamo utilizzato nell'analizzare queste narrazioni, però è stato fatto un lavoro complesso, difficile, perché abbiamo fatto questo training di 3 giornate basato sull'empowerment e sulla resilienza a questo gruppo di persone trans. Abbiamo registrato tutto quello che veniva in qualche modo detto, chiedendo chiaramente il consenso informato, eccetera. Sono state delle giornate toste ma bellissime, che abbiamo, perché veramente si è creato come un senso di comunità all'interno di questo gruppo. Senso gruppale molto molto potente, queste persone si sono aperte ed è stata un'esperienza arricchente per loro, ma sinceramente insomma anche per me e per chi ha avuto il gruppo. E quindi io provo a leggere queste narrazioni, le leggerò insomma dalle slide a seconda di queste dimensioni del menomento di stress. Allora, la prima dimensione è quella della famiglia di origine come possibile culla della violenza. Questa donna trans M12 di 37 anni ci racconta questo, ci dice: sono stata violentata da bambina ogni qualvolta mi costringevano a fare qualcosa da ragazzo, mi sono sentita abusata, sono nata transessuale, questo è stato terribile, amavo avere le unghie lunghe, ma la mia vicina terribile diceva a mia madre: perché queste unghie così lunghe? Lui, sottolineo, non è una femmina, è un maschio, e mia madre mi picchiava violentemente per evitarmi. Ho dato le barbe a mia sorella, ma solo perché così potevo giocarci in segreto, perdendo così la possibilità di poterlo fare con altri bambini. Un senso di solitudine, vuoto, tristezza, mi è mancato un pezzo, e questo pezzo mi manca ancora. Ho subito tutti i tipi di violenza, ho subito molestie, ho subito di tutto. Potevo vivere la mia vita solo in fantasia. Le bambole erano nella mia mente, io ero una ragazza nella mia mente, ogni cosa era nella mia mente, io ero sola nella mia solitudine. Per cui qua vediamo l'impatto emotivo che ha l'assenza di supporto familiare, no? Insomma, il primo fattore protettivo è la famiglia, perché noi cresciamo, stiamo nella famiglia per tantissimo tempo. Io per esempio amo profondamente un tipo di associazione che è stata aperta anche a Napoli, in realtà proprio nel Sinaxi, che è Agendo, penso che voi la conosciate, che sono i genitori di ragazzi omosessuali, transessuali, che insomma solitamente è un processo a cui io ho potuto assistere a dei genitori che poi a un certo punto da che erano non supportivi e veramente hanno espulso addirittura dei figli, a un certo punto hanno fatto un lavoro su di sé e ritrasformato tutto questo, adesso fanno associazionismo. Per cui in realtà in questo gruppo io credo molto, credo che sia veramente un'efficacia particolare. E andiamo avanti. E qua si vedono gli effetti negativi sulla salute e sull'immagine di sé della violenza, perché un'altra donna trans di 35 anni dice:
Mi sono sottoposta all'intervento quando avevo 18 anni, cosciente che la mia vita non sarebbe cambiata. Non sono arrivata impreparata, ma fino ai miei 28 anni non sono mai andata al mare. 28 anni, lei ne ha 35, ne aveva 35 quando ha fatto il gruppo. Il mio corpo è una prigione creata dagli altri, dal mondo. Perciò ho trovato il coraggio dopo tantissimo tempo. Ho dovuto aspettare molto tempo perché per tutto quel tempo ero debole. E quando finalmente ho avuto un corpo che era mio, c'era tutto il resto che era sbagliato. Solo 3 anni fa mi sono sentita orgogliosa di mostrare il mio corpo sulla spiaggia. E spesso mi chiedo da dove provenga il bisogno di difendere il mio corpo dai uomini, di distanziarmi. Mi rispondo che questo bisogno deriva dagli abusi che ho subito da quando ero bambino, da quando sono stata costretta a praticare il karate. Vedevo tutti quei peli nello spogliatoio, vedevo peli dappertutto e per me era una violenza. Questa è la ragione per cui ho molte difficoltà ad essere toccata. Ho potuto avere il mio primo rapporto sessuale solo 3 anni fa ed è stata l'unica volta. Oggi guardo il mio corpo cambiare e sento di aver perso così tanto tempo. Mi dico, fai attenzione, stai diventando anziana. Hai questo corpo che desideravi avere da un sacco di tempo. Goditelo, impara a sentirlo in profondità. Tu sai che è qualcosa di bello. Per me il sesso è stato terribile. Le mani degli uomini sul mio corpo erano un abuso per me. Da dove deriva tutto questo? Sento di aver perso tanto di quel tempo. Andiamo avanti. Qua in realtà vediamo quanto è importante, credo in tutti gli esseri umani, però forse nelle persone trans questo è più forte, perché c'è una questione legata al corpo molto visibile, per cui il corpo viene visto, viene guardato dall'altro, dal sociale, e questa è una dimensione pregnante nella costituzione dell'identità trans. Per esempio, insomma, questa donna in questo, dice la tende a idealizzarsi, perciò se tu sei un uomo vero o una donna vera, questa sarà molto più accogliente con te, solo perché il tuo corpo ti dà la forma che la società vuole. Questa è la ragione per cui la persona transgender che non aderisce ad una concezione binaria dei corpi è costantemente presa di mira, sguardi continui e inquisitori. Ho vissuto l'inquisizione sulla mia stessa pelle, per esempio con un poliziotto. Io insomma ho riportato questo perché la parola inquisizione mi sembra veramente molto molto evocativa, perché l'inquisizione è quando si è sotto accusa costantemente, no? E si è sempre guardati, sempre, non ogni secondo. E questa è probabilmente la percezione di alcune, non di tutte, insomma, ma di alcune persone trans. Andiamo avanti. E questo, questo è molto interessante perché in realtà vediamo bene anche il ruolo dello stigma istituzionale. Però ve lo leggo. Questo ragazzo è F2M e dice: io amo il calcio e ho sempre il biglietto per andare allo stadio. Sulla mia carta d'identità c'è scritto il nome al femminile, che insomma chiaramente questi nomi sono inventati, ma la mia immagine è quella di un ragazzo con la barba. Ho anche ricevuto 40 euro di sconto perché le donne hanno una riduzione. Sapevo che avrei cambiato la mia carta d'identità alla fine del campionato e chiesi di pagare il prezzo pieno, quello per gli uomini. Non me lo consentirono perché mi dissero che dovevano rispettare la legge. Per 2 volte ho avuto un sacco di problemi nell'accedere allo stadio. La prima volta, dopo qualche discussione, sono riuscita ad entrare. La seconda volta, invece, ho subito di tutto e di più. Ho avuto il solito problema e non mi hanno lasciato entrare. La gente in coda continuava a guardarmi. A un certo punto, pieno di rabbia, ho urlato: se vuoi una prova, metti la mano nella mia mutanda. Dopo questa cosa mi disse di aspettare e se ne andò. Poi ritornò e cominciò a guardarmi. Ho urlato di nuovo: mi devo togliere i pantaloni, non è abbastanza. Queste persone mi tolgono i vestiti con i loro occhi. Non si può avere un'idea di tutta la violenza che ho visto in quegli occhi. Quegli occhi ti uccidono. Cioè, questa storia è assurda da un lato, perché questo ragazzo addirittura avrebbe pagato di più, ma la legge non lo consentiva. E quindi, cioè, io quando, a parte che ce lo racconto con un padre, piange molto, perché insomma provo una grandissima vergogna di fila, e arrivo a dire: mettetemi la mano nella mutanda, così ve lo dimostro. Andiamo avanti. Ah beh, qua è un po' più positivo, diciamo, di positività, perché in realtà appunto, come dire, tutte le minoranze poi sviluppano questi fattori protettivi, e in realtà, come dicevo prima, i sentimenti di orgoglio affiorano nelle ultime fasi dello sviluppo dell'identità.
necessità e incrementano la resilienza. Questo è sempre quel ragazzo, F2M, che ci dice: prima sentivo che essere transgender era qualcosa di simile ad una disabilità, sentivo che mi mancava una parte di me, come se non avessi un braccio. Ora mi sento diverso, ho dovuto lavorare moltissimo sui miei sentimenti per capire davvero che io quel braccio ce l'ho, l'ho sempre avuto e ora mi sento intero. Questo a livello psicologico è un processo importantissimo, perché significa integrazione, integrazione dell'identità di parti di sé in un unicum, no? Che è qualcosa che al di là, diciamo, del transessualismo, dell'omosessualità e così via, molte persone non ci arrivano, diciamo. Per cui questa ragazza ha fatto un processo molto molto importante a livello psicologico. E andiamo avanti. In realtà questa è l'ultima slide. Insomma, noi quindi che cosa possiamo fare in qualche modo per incrementare l'orgoglio, per incrementare la resilienza, per cambiare qualcosa? Sicuramente possiamo sensibilizzare il contesto sociale come oggi, anche se credo che ci siano molte persone forse dell'arcigay, no? Per cui in realtà questo è anche un simbolo, direi, no? Perché insomma anche a me capita spesso, quando organizziamo per esempio dei convegni o degli incontri, spesso a volte ci ritroviamo insomma da soli, no? Con poche persone, per cui è difficile animare al contesto, no? Ma vanno trovate delle strategie per poterlo fare, perché è possibile. Bisogna accogliere le domande di aiuto, e se non sappiamo rispondere a quelle domande rimandiamo ad un esperto, perché insomma non tutti siamo capaci. Io per esempio ricordo che in privato mi capitò di raccontare l'anno scorso a un convegno, diciamo, nazionale, arrivò una richiesta per in realtà di aiuto da parte di una madre di un ragazzo transgender F2M, che però non aveva ancora cominciato la transizione, aveva solamente espresso, diciamo, questo suo bisogno alla madre. La madre arrivò e, insomma, nel mio studio, e la prima cosa che fece, portò in una busta delle fotografie delle cornici, e mi disse: dottore, guardi qua, guardi quanto è bella mia figlia, ma perché si deve fare questo? Perché si deve distruggere? E mi chiese aiuto per in realtà una terapia riparativa. Cioè lei mi chiese di aiutare la figlia, donna biologica, a non effettuare la transizione. Per cui io chiaramente, insomma, conoscendo bene queste questioni, non risposi di sì, ma spiegai a lei che in realtà questo processo è un processo molto pericoloso e che, insomma, se lo avessi messo in atto avrei potuto far del male alla figlia. E che in realtà, insomma, io provai a fare un lavoro sulla madre, non è tutto il mondo, ma perché voleva quello, spero che non abbia incontrato un futuro, diciamo, psicologico, invece gli hanno detto di sì, può essere, perché succede. E poi bisogna mettere in discussione i pregiudizi personali, l'unico modo di informazione. E poi semplicemente, insomma, io credo che sia una cosa molto semplice, pensare alle persone LGBT non come a degli alieni, come a persone lontane da noi, ma come a degli esseri umani. Qua ho portato appunto della prevalenza, cioè le persone LGBT sono tantissime, non sono rare, sono tante. Per esempio c'è una persona che è su 10, una F2 su 30.000, una persona trans F2 su 100, cioè siamo tanti, per cui in realtà non siamo degli alieni. Chiudo così con questa slide, grazie. Beh, che dire, queste testimonianze ci fanno capire perché ancora oggi, nel 2017, c'è bisogno di arcigay, perché c'è bisogno di Pride soprattutto. Ci avviamo alla fine di questo bellissimo incontro con la Maria, rappresentante anche di arcigay in presenza. Con lei andiamo ad analizzare come si può leggere, quindi l'aspetto burocratico delle persone transgender e transessuali. Buonasera a tutti, grazie all'amico Silvio Giletto, presidente di Arcigay Cosenza, di Arcigay Cosenza, per l'invito a questo convegno. Grazie a tutti per essere intervenuti.
tema di questa sera è un tema tanto complesso quanto vincente. A me spetta, diciamo, dare alcuni dritte per quanto concerne il settore legale. L'identità. L'identità è una nozione, come diceva giustamente prima il professore Valerio, è una nozione sicuramente complessa ma altrettanto fluida. Si può riferire tanto all'individuo nella sua singolarità, tanto a un gruppo sociale. E allo stesso tempo a me piace rappresentare, diciamo, utilizzare questa metafora. C'è un passaggio della grammatica della fantasia di Gioia Lunari che parla appunto di quello che accade di quando noi lanciamo un sasso in uno stagno. Volendo fare una metafora, quando ciascuno di noi nasce è una sorta di sasso lanciato nello stagno dell'esistenza. Man mano che lo stagno cade giù nel fondo e quindi ciascuno di noi consuma la propria esistenza, inizia a produrre dei cerchi concentrici. Questi cerchi concentrici sono gli effetti di quella che è la nostra interazione sociale durante l'esistenza. Quei cerchi concentrici, quelle onde andranno a svegliare magari dei pesci che sono nel fondo sonnecchiavano, andranno a muovere delle alghe che non si muovevano magari da tanti anni. Tutti quei cerchi concentrici rappresentano le componenti appunto dell'identità di genere. Il concetto di identità di genere, che può essere posto anche all'attenzione non solo dei moderni studi sociologici e psicologici, ma inevitabilmente anche degli studi giuridici. Il legislatore, nel momento in cui struttura le norme, inevitabilmente è tributario delle altre scienze umane, cioè utilizza, importa delle nozioni di natura sociologica, psicologica, medico-scientifica, proprio per andare a disciplinare dei segmenti attraverso la norma. La norma è sostanzialmente un agente regolatore dei rapporti umani. Grazie alla norma noi siamo usciti da quello stadio felino dell'uomo homini lupus, di obsiana memoria, di quando ciascuno di noi, non avendo regole, era libero di poter fare uno stilicidio dell'altro. Quindi, dicevo, l'identità di genere si compone sostanzialmente di tre componenti. Quando quei cerchi, cosa accade se uno di quei cerchi concentrici, quindi nella componente del corpo, dell'autopercezione e del ruolo sociale, perché queste sono le tre componenti dell'identità di genere, se quel sasso lanciato nello stagno inizia a produrre questi tre cerchi concentrici, cosa succede? Se l'autopercezione, che in questo caso la persona transessuale ha, la porta ad una discrasia, ad un disconoscimento tra il proprio sentire e la percezione appunto che ha di sé del suo corpo. Cosa succede quindi se uno di questi cerchi concentrici disconosce quel sasso gettato nello stagno dell'esistenza? È un gran bel casotto, potremmo dire, perché si generano in termini medico-scientifici quei danni di cui ci parlava poco fa Massimiliano, giusto? Cristiano, quindi lo stress che addirittura si può riverberare in maniera massiccia, può produrre anche dei danni molto gravi sulla salute, non tanto e non solo in termini di stress psicofisico, psicoemozionale. Ma nel momento in cui la persona transessuale, quindi quel sasso non riconosce, non si riconosce, allora in quel caso la legge, la norma, inevitabilmente nella sua primigenia mission di agente regolatore dei rapporti umani, va a diventare quello che potremmo definire una potentissima leva di riequilibrio, una leva contro l'iniquità, una leva contro anche il disamore verso se stessi, perché purtroppo la persona transessuale, non riconoscendosi allo specchio, inevitabilmente inizia a nutrire anche un forte disamore, una forte disaffezione verso se stessi, quello stress che oggi, giustamente, attraverso una progressiva depatologicizzazione e in quella, diciamo, in quella misura intermedia di cui ci parlava il professor Paolo Valerio, cioè si è passato da un disturbo dell'identità di genere nel DSM-5 ad una disforia di genere intesa come disagio, come stress psicoemozionale della persona transessuale. Siamo ancora lontani dalla totale depatologicizzazione, si è preferito, diciamo, arrivare a una sorta di misura intermedia, però il
danni sull'equilibrio psico-emozionale, sulla qualità della vita della persona transessuale sono fortissimi, a tal punto che ancora oggi tante persone transessuali, credendosi sbagliate, credendosi malate, credendosi dei quid minus, scelgono la non vita, scelgono di farla finita, come se la morte fosse qualcosa di più dignitoso di un'esistenza inflitta, percepita come condanna. Così non è, così non deve essere. Vedete, vi parlavo prima del diritto come una potentissima leva. Esistono dei corpi, esistono delle vite al cui interno il dolore ha deciso di fare capolina in maniera lancinante, in maniera persistente, in maniera quasi crudele. Ad oggi noi abbiamo una legislazione, quella appunto sul cambio di sesso, che ha conosciuto una stagione di recente di notevole evoluzione. Mi piace utilizzare negli eventi, nei convegni, perché ho fatto un convegno, un incontro di studi al Tribunale di Napoli con i colleghi e con l'amico e collega Ivana Pipponzi, c'erano anche presenti il giudice Stefano Celentano e il consigliere Gerediella Savoli. Fanno parte appunto Celentano della sezione prima bis di Napoli, una sezione, quella del Tribunale di Napoli, che per quello che vi dirò da qui a poco si è mostrata sempre molto attenta ai bisogni non della popolazione transessuale, perché secondo me l'errore che ancora molti giuristi fanno, ma anche altri, diciamo, settori di altre scienze, è quello di parlare di transessuali e non di parlare di persone. Perché una collega l'altro giorno a Napoli mi ha abbracciato e ha detto: "Amore, è stato bellissimo questo incontro di oggi perché avete dato un taglio giustamente laico e avete parlato di persone anziché parlare di categorie". Perché parlare di persone anziché parlare di transessuali significa inevitabilmente, in una visione giustamente antropocentrica, ripristinare il baricentro dei diritti e far capire che il diritto nasce non tanto e non solo come agente regolatore dei rapporti umani, ma come anche potentissima leva e agente fattore teso appunto a soddisfare le esigenze della persona umana. Oggi parliamo di disforia di genere, parliamo di legge sull'orientamento di sesso. L'oggetto giuridico, il bene giuridico alla base della legge, perché noi giuristi dobbiamo interrogarci ogni volta quando ci addentriamo all'interno di una legge, dobbiamo chiederci ancora prima di iniziare a leggere la prima norma, dobbiamo chiederci qual è lo scopo che il legislatore ha inteso perseguire quando ha scritto questa norma, quando ha scritto questa legge, quindi tutte le norme che compongono. Lo scopo fondamentale della legislazione oggi del cambio di sesso in Italia è assicurare il benessere della persona transessuale. La legge sul cambio di sesso, la legge 164 del 1982, è sicuramente una legge che soffre di una certa anzianità. Giustamente prima il professor Valeri diceva che è notevolmente mutato il concetto di transessualismo, così come quando il legislatore del 1982 si è accinto a scrivere quella legge. Perché? Perché è mutato anche l'idea della persona transessuale. Guardate, io lo dico sempre, non solo agli incontri di studio, ma anche quando incontro per ragazze e ragazzi transessuali. Io invito i ragazzi e le ragazze transessuali non solo a non vergognarsi di quello che si è, ma anche a non ammirare il passato, quello che si è stato. Una ragazza transessuale M2F, io consiglio sempre di non ammirare quello che è stato in passato. Oggi, ad esempio, vi faccio questo esempio, mi tolgo un attimo la toga per poi ripostarla subito, ho accettato con molta simpatia gli auguri di buon onomastico di una mia cara amica Nadia, donna transessuale, perché oggi, fino a qualche anno fa, festeggiavo e in parte ancora festeggio l'onomastico di San Pietro, perché io anni fa, neutralizzare il vissuto, neutralizzare Piero,
significa semplicemente, come in una corsa, scambiarsi la staffetta. Quindi oggi Morena ha preso possesso del corpo che ha sempre desiderato, del sogno che aveva di sé, perché questo è il punto d'arrivo delle persone transessuali, cercare di avvicinarsi il più possibile, anche con l'ausilio degli strumenti legislativi che vedremo da più un attimo, cercare di avvicinarsi il più possibile al sogno che ciascuno o ciascuna di noi ha di sé. Però Piero c'è sempre, cioè Piero è dentro di me, Piero è nell'affetto che io quando riguardo quelle foto, io sono qui a parlarvi come avvocato grazie a Piero. Vedete, all'epoca non esistevano i doppi libretti, tra un po' vi annuncio che anche Potenza, l'Università della Basilicata, avrà il doppio libretto. Non esisteva il doppio libretto, io ho fatto tutti gli esami universitari come Piero, poi ho messo la materia universitaria in stand-by, sono diventata quella che sono oggi, non avevo, come mi percepite oggi, non avevo ancora i documenti al femminile, non avevo fatto l'intervento di Luigi, ma all'epoca la giurisprudenza era ancora severa per cambiare i documenti, dovevi operarti, per le ragioni che vi spero da un attimo, quindi ho dovuto veramente, credetemi, ritornare all'università con il libretto al maschile dietro la colla, con la fotografia ancora mia, con i capelli corti, e con andare a fare gli esami con dei professori. Lo raccontavo qualche mese fa ad Aurelia in occasione di un convegno che abbiamo fatto qui con Erika Cosenza sulle unioni civili, e ne parlavamo, era anche molto affettuosa, perché Aurelia è una persona dalla bravura professionale ma dall'umanità ancora più abbagliante. Anche lei ha fatto l'università a Fisciano, come la definivamo noi, Fisciano Comio, per cui era difficile, caotica, cioè figuratevi che ci andavo così, Fisciano Comio al quadrato. E ricordo che quando andai a fare gli esami, questi ultimi tre esami, ho dovuto dare il 150% per essere promossa. Fui fortunata, due professori mi valutarono effettivamente per quello, per il mio bagaglio di conoscenze giuridiche, però ricordo ancora lo sguardo di quell'assistente di diritto civile che mi tenne un'ora e mezzo nella prima parte dell'esame, con uno sguardo a metà tra lo stigma e lo schifo, è ancora peggio secondo me dello stigma, la nausea, ha provato in tutti i modi a mettermi in difficoltà, non c'è riuscito, mi ha passato il professore, mi ha mortificato con la sua posizione di potere, passandomi con 19, nonostante io avessi una media del 28 che si è risposta a tutte le domande, il professore poi mi ha promosso, e questa è stata la più grande vittoria. Però ricordo quello sguardo, certi sguardi fanno male, soprattutto alle persone transessuali che fanno del proprio corpo, non mi piace utilizzare il termine carne, che sento un termine inflazionato, perché purtroppo noi giorno per giorno siamo sottoposti a una macelleria sociale, quindi utilizzare il termine carne lo vedo come un'ulteriore, come dire, una diminuzio, un'ulteriore violenza che noi transessuali dobbiamo fare a noi stessi. Il nostro corpo è un ricettacolo meraviglioso di quelle che siamo nel nostro vissuto. Il nostro corpo può essere, proprio per quella terza componente dell'identità di genere in termini di autopercezione, può essere riportata ad armonia con il proprio vissuto, con il proprio sentire, con la propria identità di genere d'elezione. Perché questo è il punto. La persona transessuale, se ha un'identità di genere d'elezione diversa dal proprio sesso biologico, quindi sente inevitabilmente questa discrasia. Cosa fa la legge? Al riguardo la legge 164 dell'82 è stata per quasi 30 anni interpretata in maniera restrittiva dai giudici. Perché questo? Ma in parte io ve lo spiegherò anche leggendo solo tre norme per farvi capire per quale motivo per quasi 30 anni la giurisprudenza e i giudici hanno postulato come fondamentale, come prerequisito indefettibile, l'intervento demolitivo e ricostruttivo dei genitali per accedere alla rettifica anagrafica del genere. Allora, la legge 164 del 1982, all'articolo 1, recita così, articolo 1 che è ancora in vigore. Dispone che la rettificazione anagrafica si fa in forza di una sentenza del tribunale passato in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato all'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. L'articolo 3 della legge sul cambio di sesso della 164 dell'82 recitava, come di seguito vi dico, recitava perché è stato abrogato.
L'articolo 3 diceva: il Tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da analizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso, il Tribunale, accertata l'effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la ratificazione in Camera di Consiglio. Allora, dall'analisi di queste due norme, ripeto, la prima, l'articolo 1, ancora in vigore, l'articolo 3 invece non è più in vigore, è stato abrogato. Che cosa si capisce? Allora, innanzitutto che la rettifica anagrafica, quindi il mutamento anagrafico del sesso di nascita, si può ottenere in seguito attraverso una sentenza definitiva, attraverso una sentenza passata in giudicato, che attribuisca alla persona sesso diverso da quello di nascita, attribuito nell'atto di nascita, a seguito, dice l'articolo 1, di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Su questo punto, su queste intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, la giurisprudenza per oltre 30 anni ha ritenuto come indefettibile il ricorso al bisturi. Quindi, come diceva anche l'articolo 3, il giudice, perché questo è il punto, il tribunale, qual è lo spettro di indagine del tribunale, del giudice? Il giudice in camera di consiglio, perché prima parliamo di un procedimento a struttura bifasica, che si faceva con rito camerale, quindi il primo step era un procedimento teso a valutare se la persona transessuale aveva una disforia di genere, in seguito alla quale il tribunale autorizzava l'intervento chirurgico, demolitivo, ricostruttivo dei genitali. Solo all'esito, alla luce del tenore dell'articolo 3, una volta intervenute queste modificazioni di carattere sessuale, solo allora si apriva la seconda parte del procedimento e quindi che dava l'attuazione piena alla rettifica anagrafica, la modifica dell'atto di nascita. La giurisprudenza purtroppo ha sofferto, ma anche la legge sul cambio di sesso, ha sofferto di un peccato originale dovuto, come diceva giustamente il professore Valerio prima, al contesto socio-storico-culturale, all'ostetricia culturale storica nella quale la 164 dell'82 venne alla luce, cioè all'epoca le persone transessuali, prima della 164 dell'82, addirittura tanto la Corte Costituzionale come la Corte di Cassazione si erano pronunciate negativamente circa la possibilità di aprire all'interno del nostro ordinamento giuridico la possibilità, come succedeva in altri paesi, di poter mutare le proprie generalità anagrafiche lì dove persone che si andavano a operare all'epoca a Casablanca tornavano in Italia e quindi giustamente erano a tutti gli effetti, ad esempio una donna transessuale che ha fatto il mio percorso per la medicina legale, una volta fatto anche l'intervento di motivo ricostruttivo dei genitali, è a tutti gli effetti una donna sterile ed infertile. Ma parliamo di una donna non biologica, sempre donna è. Quindi la giurisprudenza all'epoca si è iniziata a chiedere giustamente, ma queste persone transessuali che vanno all'estero per fare l'intervento chirurgico, per quale motivo noi al loro rientro dovremmo negargli cittadinanza giuridica al loro nuovo corpo rette, al loro nuovo ruolo sociale? Cioè, non è possibile che non esista una legge che adegui lo stato di diritto alla nuova situazione di fatto che si è venuta a creare con il ricorso al bisturi all'estero, lì dove in Italia ancora non esisteva delle linee, e tantomeno l'ASL pensava di passare all'intervento chirurgico come accade oggi, con esiti più o meno, ma su questo è più estremamente, perché ho fatto una trasmissione. Comunque, con esiti più o meno discutibili. Allora il legislatore, proprio perché si iniziava a generare dei veri e propri monstrum giuridici, cioè delle donne sterili ed infertili a tutti gli effetti, che avevano cittadinanza italiana ma che non potevano avere la rettifica anagrafica, tutto questo ha portato alla creazione della legge sul cambio di sesso. Vi dicevo prima di questo peccato originale. Il peccato originale, proprio per la luce di questa cornice storica all'interno della quale fu creata questa legge, il legislatore, l'articolo che ha abrogato, aveva proprio sancito: il tribunale doveva verificare le intervenute modifiche dei caratteri sessuali. Che cosa è successo? Questa legge è stata modificata con il decreto legislativo 150 del 2011, cioè l'articolo 31, che abrogando l'articolo 3 ha modificato la legge sul cambio di sesso, prevedendo quanto segue.
quando risulta articolo 31 del decreto, comma 4 del decreto legislativo 150 del 2011, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante un trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Che cosa è cambiato dal precedente articolo 3 abrogato a questo nuovo, a questa nuova norma, a tutti gli effetti, che prende in parte il posto dell'articolo 3 abrogato, pur trovandosi in un'altra norma, in un decreto legislativo? Sostanzialmente il legislatore non postula più l'esigenza di verificare le intervenute modifiche dei caratteri sessuali. Attenzione però, tanto nella precedente formulazione della norma, tanto in quella attuale, il legislatore ha però parlato di modifiche dei caratteri sessuali senza specificare se si trattasse di modifica dei caratteri sessuali primari o secondari. Cioè, la domanda che a partire dal 2011, da quando è entrato in vigore questo decreto legislativo, la giurisprudenza, dapprima quella di merito e poi quella di legittimità, finanche al giudice delle leggi nel 2015, la giurisprudenza di merito si è iniziata a chiedere, ma qui il legislatore comunque parla di intervenute modifiche dei caratteri sessuali. La legge non dice che tu per avere la rettifica anagrafica devi modificare per forza i caratteri sessuali primari, quindi gli organi riproduttivi. I caratteri sessuali sono anche quelli secondari, quindi per una transessuale IQF, ad esempio, non si attraverso l'organo ormonale, già si arriva a si addolcisce, inizia a uscire i lineamenti, ci sono tanti strumenti, ad esempio con la mastoplastica additiva, si ha una notevole modifica dei caratteri sessuali secondari. Giurisprudenza di merito si è iniziato a chiedere nel 2011, ma ci sono però delle persone transessuali che non vedono il ricorso al bisturi, quindi all'intervento chirurgico, come necessario e risolutore di quel conflitto tra somma e psiche. Io ricordo, avendo fatto l'intervento di cambio di sesso, che avevo proprio una rimozione nei confronti dei miei organi genitali di nascita, però ci sono delle persone transessuali che, pur vivendosi, quindi scegliendo, vivendosi come faccio io, al femminile, quindi modificando sensibilmente i propri caratteri sessuali secondari, non sentono il bisogno, non hanno quella conflittualità con gli organi sessuali primari. Quindi iuris, per avere la rettifica anagrafica, le corti italiane sono comunque costrette ad imporre un intervento poi altamente invasivo, con tutte le complicanze che la scienza medico, la letteratura medico-scientifica ci consegna, sanguinamento, necrosi del neoclitoride, e vi risparmio tanti altri dettagli. Allora, a quel punto la giurisprudenza più illuminata ha iniziato a fare un bilanciamento degli interessi e soprattutto dei diritti umani della persona transessuale. Se la pietra miliare, la pietra angolare che sta alla base della legislazione sul cambio di sesso, quello il bene giuridico di cui vi parlavo prima, è quello di assicurare il benessere della persona transessuale, quindi di disciplinare, di aiutare, accompagnare la persona transessuale nel suo volersi riabbracciare il proprio corpo, la legge deve accompagnarlo in maniera delicata e opportuna in questo percorso, non attraverso l'imposizione dell'intervento chirurgico coercitivo, se non fai sarai comunque, non ti verrà assicurato che cosa? La terza componente dell'identità di genere, il tuo ruolo sociale riconosciuto anche giuridicamente. Si era venuta quindi a creare una situazione mostruosa, cioè come anche la Corte Europea dei Diritti Umani, con la celebre sentenza XY contro Turchia nel marzo del 2015, ha condannato la Turchia, che aveva una legislazione sul cambio di sesso che imponeva, per avere la rettifica anagrafica degli atti di nascita, imponeva alle persone transessuali la sterilizzazione coatta, cioè non l'intervento di cambio di sesso, ma alla legislazione turca. Questo accadeva anche con alcune frange minoritarie della giurisprudenza di merito fino a qualche tempo fa, perché ci sono delle sentenze di merito anche in Italia, anche risalenti, che dicevano che ti cambio gli atti di nascita, faccio la rettifica anagrafica, anche se non puoi operarti, a patto che tu mi provi il fatto che non puoi più procreare. La Turchia è stata pesantemente condannata dal Corte Europeo dei Diritti Umani proprio per la violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti Umani. L'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani
tutela il diritto alla vita privata e familiare. Che cosa ha iniziato a fare la giurisprudenza di merito? Iniziamo dal 2011, quindi dopo la modifica della legge sul cambio di sesso, ha iniziato a ragionare alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, principio di solidarietà sociale e la sua componente di diritto all'autodeterminazione, ed ha posto come basamento fondamentale l'articolo 32 della Costituzione, il diritto alla salute interpretato in maniera allargata e realmente, diciamo, fedele a quello che è il concetto di salute anche propugnato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Se lo proiettiamo nell'universo dei bisogni affettivi e sociali della persona transessuale, significa diritto al pieno raggiungimento del proprio benessere psicosessuale, psicofisico. E che cosa è chiamato a fare quindi il diritto, inteso come non tanto e non solo come legge, ma il diritto vivente, cioè quando la legge e i codici entrano nelle aule di giustizia per diventare uomo, perché nelle aule di giustizia che la norma esce dal codice per farsi uomo, per realizzare in concreto quel progetto di tutela che è stato pensato dal legislatore. Guardate, il banco di prova dell'efficacia delle norme sono sempre le aule di giustizia, quello che esce dalle aule di giustizia. Ecco perché giustamente bene faceva prima l'amica e collega Aurelia Zigaro a rimarcare il ruolo sociale dell'avvocato. Un avvocato esperto in questo genere di tutela rappresenta un baluardo serve proprio a rendere effettiva quella tutela pensata e immaginata dal legislatore per le persone transessuali. Nel momento in cui la persona transessuale non sente il bisogno di, perché non sente quella conflittualità con i propri organi genitali di nascita, io Stato devo obbligarla a porre in essere un intervento, quindi devo porre una violenza, una coercizione sulla persona transessuale, come se io gli proponessi il baratto: o ti operi oppure il tuo ruolo sociale, anche se tu sei donna, sarà sempre da uomo, quindi fedele al tuo sesso biologico di nascita. Era una grande vigliaccata ancora prima che un'aberrazione giuridica. Quindi dal 2011, da quando è entrata la norma che ho detto prima, la giurisprudenza di merito, e in questo dicevo prima al Tribunale di Napoli, già nel 2014, prima della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale, il Tribunale di Napoli ha riconosciuto alle persone transessuali che cosa? Il diritto all'identità di genere ed elezione, inteso come diritto fondamentale all'identità personale, quello che io chiamo in maniera orgogliosa e che accomuna tutti i componenti della famiglia umana, al di là dei perimetri corporali, il diritto di essere. Il diritto di essere. È impensabile che oggi, fino a qualche anno fa, differenti perimetri corporali potessero ingerirsi, potessero generare un'illegittima fruizione in termini di diritti, di pienezza dei diritti. Quindi pensate che cosa poteva uscire nei tribunali italiani fino addirittura al 2015, prima che la Cassazione, perché prima che la Cassazione si pronunciasse su questo punto, cioè è possibile identificare gli atti di nascita di una persona transessuale non operata? La Cassazione si è pronunciata nel luglio 2015 con la storica sentenza 15.138. Io personalmente avevo già iniziato a Potenza, figuratevi un po', insomma, dove abbiamo fatto il primo Pride il 3 giugno scorso, abbiamo presentato un ricorso per la nostra carina presidente del CIGE Potenza, Nadia Girardi. E in primo grado il Tribunale di Potenza, cioè, e questo è un dettaglio, guardate che ha rigettato, cioè con delle argomentazioni, potete trovare la sentenza sul sito di articolo 29, nella parte relativa alla giurisprudenza contraria, con delle argomentazioni del tipo che, ve ne dico una tra le tante, non è possibile riconoscere il diritto alla rettifica anagrafica della persona transessuale che non ha eseguito l'intervento chirurgico di cambio di sesso demolitivo ricostruttivo, perché altrimenti questo andrebbe a turbare la serenità dei rapporti sociali. Come se ci fosse una sorta di frode delle etichette, no? Quindi io non so, vedo una persona come me, la credo donna,
E quindi questa sorta di frode, di fizio, andrebbe a turbare la serenità e la chiarezza dei rapporti sociali. Cioè, come se fossimo veramente alla lotteria dell'uovo di Pasqua, no? Come se uno, per dire, addirittura ora nel momento che uno poi si sposa, la prima notte di nozze trova la sorpresa. Cioè, ti giuro, io ho sentito delle cose, oggi per fortuna ridiamoci su. Ma io veramente ho detto, ma voi veramente pensate che una donna sia una vagina? Cioè, ma se siamo a questo, veramente possiamo chiudere baracche e baracchelle, di smettere la toga, di smettere tanti anni di studi scientifici, cioè non siamo solo corpo. L'identità di genere è composta da corpo, autopercezione e ruolo sociale. Quando la giurisprudenza dal 2011 ha iniziato alcuni tribunali nominati come Napoli, come Rovereto, come Siena, come Salerno, Messina, esatto, col giudice Bonanzinga, che ha fatto una sentenza meravigliosa, che io personalmente trovo essere una delle più illuminanti, in un periodo dove la Cassazione non si era ancora pronunciata, è arrivata con una pietra miliare la sentenza della Cassazione. Gli Ermellini hanno detto in maniera granitica, nella sentenza 15.138 del 2015, che alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, inteso come principio solidaristico, diritto all'identità di genere, diritto alla piena e completa autodeterminazione, nella cui realizzazione piena dell'identità personale non può ingerirsi nessuno dei tre poteri dello Stato, quindi nemmeno la magistratura, può decidere come, diciamo, che tipo di interventi la persona transessuale deve fare o è costretta a fare, peggio ancora. Ha statuito la Cassazione in maniera stentorea e granitica che l'intervento demolitivo e ricostruttivo dei genitali non è da considerarsi prerequisito indefettibile ai fini della rettifica anagrafica degli atti di nascita. La Cassazione, alla quale poi dopo subentrata con la sentenza 221 del 2015, anche il giudice delle leggi, la Corte Costituzionale ha detto nel novembre del 2015 che l'identità sessuale rappresenta oggi, a causa proprio dei mutati scenari sociali, storici, anche politici, rappresenta un dato complesso della personalità. La complessità di cui le altre corti parlano, così come aveva già detto anche la Corte Europea dei Diritti Umani, questa complessità deve inevitabilmente ricondurre a che cosa? All'esigenza di assicurare la piena e completa diritto ad autodeterminarsi delle persone transessuali. Ecco perché la sentenza di primo grado del Tribunale di Potenza è di nuovo una battaglia durata 3 anni, ma la Corte d'Appello di Potenza ha finalmente restituito dignità sociale, perché guardate, quando io in un giudizio che ho fatto l'anno scorso, il secondo giudizio di cambio di sesso senza intervento chirurgico a Potenza, quindi era già uscita la Cassazione in primo grado, io già pensavo che il giudice di Potenza non avesse quell'orientamento, eccetera, lui può fare, dice, il problema è tu che devi arrivare in Cassazione che ti darà ragione. Quando andai a discutere davanti al Tribunale di Potenza, che ci fu il pubblico ministero è l'interventore necessario a parte dei giudizi di cambio di sesso, che lui tutela l'interesse dello Stato rispetto delle leggi al bene pubblico, rispetto delle norme imperative. Figuratevi io che mi sono sentita dire dal pubblico ministero: no, io non sono d'accordo. E io gli ho detto: non è d'accordo, cioè era già uscita la Cassazione, avevo fatto tutto il malo con ricorso, che ci va. Io l'ho guardato, gli ho fatto fare la figura, scusate, più di cappona della sua vita, ne vado fiera. Perché? Perché ho detto, io voglio che lei mi motivi per quale ragione non è d'accordo. No, ho detto, Presidente, ho visto Presidente del Tribunale, Presidente, ma il pubblico ministero deve citare una memoria, cioè degli approdi giuridici su cui confrontarci, perché c'è anche un orientamento minoritario per quei motivi che vi ho accennato io, non è d'accordo a che la persona transessuale non operata possa rettificare gli atti di nascita. No, io non sono d'accordo, però non mi riuscivo a dire il motivo. Mi sono messa a urlare, io secondo me sono la persona più buona del mondo, mi sono messa a urlare e ho detto: qui si continua a giocare con la dignità delle persone, il pubblico ministero non sa nemmeno di cosa parla, perché non è che mi ha dato una giustificazione, allora confrontiamoci in punto di diritto, no? Se tu la pensi diversamente, dimmi per quale motivo, argomentati la tua posizione. Io non accetto che ancora oggi dei magistrati, purtroppo, in maniera totalmente impreparata, perché parliamo di
pubblico ministero onorario, quelli che la mattina prima dice che cosa devo fare oggi, vado a sostituire il procuratore generale, cioè quindi arrivano in udienza, non sanno manco, cioè credono che la persona sia un fascicolo, un numero di ruolo, eccetera. No, ci sono dei ricorsi, e non parliamo che tizi e tali si litigano per l'eredità del nonno meglio, ci sono dei ricorsi che parlano, raccontano il dolore delle persone. E adesso questi ricorsi, come ha detto in maniera meravigliosa il giudice Celentano l'altro giorno, quando ha detto che il giudice è fondamentale nei ricorsi di cambio di sesso, procedimenti di cambio di sesso, l'ascolto della persona transessuale. I giudici devono ascoltare la persona transessuale, devono capire quali sono i suoi reali bisogni, devono capire innanzitutto se hanno assunto la piena consapevolezza, perché poi del percorso, del passo che stanno facendo, perché la Cassazione, per sì che l'avvocato ha detto sì, è possibile fare il cambio di identità anagrafica senza intervento di cambio di RCS demolitivo ricostruttivo dei genitali, però ha postulato un'indagine giudiziaria molto seria, molto severa, circa l'irreversibilità della scelta assunta, ed ha fatto bene, cioè è giusto che i tribunali siano rigorosi, perché per tutta quella serie di fluidità, gender fluid, eccetera, purtroppo la disfolia a volte assume anche dei caratteri patologici, quindi bisogna anche avere un approccio giustamente cauto, bene fanno i tribunali, lì dove ad esempio il ricorso non è corredato da un robusto percorso medico-psicologico che attesta la piena consapevolezza al passo che vuole fare la persona transessuale, il compimento di un percorso psicologico di supporto valido come fa il professore Valerio all'Università Federico II di Napoli. Cioè bisogna sì approntare un progetto di tutela e di benessere alla persona transessuale, ma con le dovute cautele. Cioè il ruolo della persona transessuale non deve essere di mera, cioè passivo, cioè non deve subire la decisione di un tribunale, o semplicemente non può essere il pezzo di una mattina, io mi voglio avere il nome da nonna. No, i percorsi esistenziali dell'essere devono inevitabilmente sposare la consapevolezza e la forza dell'essere. Io ho fatto il percorso di cambio di sesso quando avevo 32-33 anni, qualcuno diceva eri già grande, eccetera. Io non mi ritengo grande, non esistono delle età standard, è vero, però esistono dei momenti della vita che per iniziare percorsi esistenziali così complessi come questi, la persona transessuale deve avere, come dico io, una faretra già piena di frecce, un arco, l'arco ce lo dobbiamo fabbricare noi persone transessuali, dobbiamo prendere da noi stessi, però quelle frecce che noi abbiamo nella nostra faretra ce lo devono dare anche, ad esempio, giudici, corti illuminati, come fondamentalmente ha fatto la Cassazione, prima la giurisprudenza di merito. Adesso c'è un ulteriore orientamento nell'orientamento che si sta sviluppando, e cioè, se ad esempio invece la persona transessuale sente quella conflittualità con il proprio organo genitale, quindi vuole fare l'intervento chirurgico, però contestualmente vuole, ancora prima di sottoporsi all'intervento chirurgico, già notare i dati anagrafici. Alcuni tribunali adesso stanno, alla luce dei principi della Cassazione, quando la Cassazione ha detto in maniera chiara l'intervento chirurgico non deve considerarsi prerequisito e indefettibile per la rettifica anagrafica degli atti di nascita, alcuni tribunali stanno facendo la cosiddetta unica sentenza pronunciandosi sul doppio petitum contestualmente. Altri tribunali purtroppo ancora non lo fanno, perché c'è ancora un po' di incertezza sul punto. Ad esempio, il Tribunale di Napoli, in un procedimento che sto seguendo, ha praticamente un doppio petitum, io avevo chiesto l'autorizzazione all'intervento chirurgico e in contestuale rettifica degli atti di nascita prima che la persona transessuale si operi. Guardate, i tempi della sanità italiana sono biblici. La persona transessuale, una volta che ha la sentenza, l'autorizzazione all'intervento chirurgico, passano 2-3 anni buoni per operarsi. Quindi io ho scritto praticamente nel ricorso per quale motivo noi dobbiamo costringere in questo limbo di inesistenza giuridica la persona transessuale che debba prima operarsi per poi avere la rettifica degli atti di nascita, perché io avevo fatto il doppio petitum, non avevo detto la persona transessuale
non ha nessuna conflittualità, poi parlare con una persona transessuale che invece aveva l'esigenza di operarsi, ma che contestualmente, prima di arrivare all'operazione, voleva già vivere con armonia il proprio ruolo sociale. Qual è il problema? Purtroppo è un orientamento di merito ancora in divenire. Ad oggi 38 corti italiane hanno concesso, diciamo, la pronuncia sul doppio petitum contestualmente con un'unica sentenza. Quindi io, tribunale, ti autorizzo il trattamento medico chirurgico e contestualmente ti autorizzo già la rettifica degli atti di nascita. Quindi la persona transessuale arriverà al trattamento medico chirurgico già con gli atti mutati, con il suo sesso di elezione scritto chiaramente sui propri documenti. Io personalmente lo ritengo un approdo di civiltà grandissimo. Stiamo portando avanti delle battaglie nei tribunali, il diritto vivente è fluido, un po' come l'identità, è in continuo divenire. Mi avvio alle conclusioni, ci sarebbe tanto da dire, ma mi piace aver tratteggiato tutti i salienti di quelli che sono gli approdi giuridici. Guardate, qualcuno, Nietzsche parlava di andanti disobbedienti, qualcuno ci vorrebbe le persone transessuali, vorrebbe noi transessuali degli andanti disobbedienti dalle regole della morale, eccetera. Io credo che quando qualcuno mi chiede perché hai fatto questa scelta, questo è un errore di fondo, io dico, io non ho avuto opzioni di scelta. Ha scelto nelle persone transessuali quella forte stigmatizzazione delle persone transessuali. La vita ti mette di spalle al muro. O decidi di maciullare il tuo corpo perché non ti riconosci, oppure quel corpo diventa un'agonia completa. Quindi le persone transessuali non hanno margine di scelta. La giustizia più vera è quella, come dicevano i latini, justitia erga inferioris est verissima. La giustizia più autentica, quella con la G maiuscola, quella che validi colleghi, validi avvocati formati su queste tematiche che ancora purtroppo vengono viste come tematiche di nicchia. Noi stiamo portando avanti con l'AIRA anche un modulo formativo proprio su queste tematiche, perché purtroppo molti colleghi peraltro non sanno proprio come si fanno queste cose. Colleghi realmente preparati, avvocati preparati, diventano una di quelle frecce, forse la più possente di quelle frecce che la persona transessuale deve avere nella propria faretra. Quanto all'arco, io dico, dobbiamo costruircelo noi, con caparbietà, restando fedeli a noi stessi, ai nostri sogni, restando fedeli a quelli che siamo stati e che sempre saremo. E Morena, il suo punto di forza è che è rimasta fedele a Piero. È rimasta fedele a Piero, e dico sempre alle persone transessuali, non dimenticatevi di quello che eravate, perché forse non ve ne rendete conto. È davvero quello il vostro arco contro un mondo che ancora oggi si ostina a volervi far sentire sbagliati. Costruiamo tutti insieme, a prescindere dal proprio ruolo, una civiltà dell'accoglienza e della tenerezza. Grazie. Con la paura che se la cognata lo scopre, che succede in famiglia,
l'idea dello schifo che proverebbe Marco Visse, che il proprio compagno può amare anche una persona grande, perché soltanto se è chiamato una donna della donna, cioè vuol dire quanto quella che prima che si chiamava interiorizzata porta a tutta una serie di aspetti che fanno sì che poi tu psicologo rimani molto incerto, no? Perché quando, come giustamente tu facevi riflettere, il giudice ti chiede, il professor Valerio, ma è una soluzione irreversibile quella che questa persona porta con distanza? E io quando ho incontrato anche il giudice Centano, lo stesso professore, che tutte le persone, ma che ne so io? Certamente io so che se vado a fare un recidive o mi sposo in chiesa, io lo so l'amo, desidero tutta la vita di vedere con quella persona e non immaginerei neanche che l'amore possa finire. Però l'esperienza dice che anche quell'amore può finire. Allora come dicevo, c'è anche rispondere a tutta una serie di criteri che la Corte Costituzionale giustamente mette, tu stessa dicevi, no? Perché finché non abbiamo una persona certamente da un mio socio strutturato, quale quello che tu rappresenti. Io quando comincio sempre più a vedere gli adolescenti, e sapendo che sono altri mondi quelli che loro rappresentano, diversi dal tuo, diversi da te, è ancora più diverso dal mio, insomma, no? Per il quale appunto pensando a questa persona che è un uomo grasso, che ha paura, ma dal mio punto di vista sono anche tante altre paure, insomma, e che però poi non parla con il proprio compagno, non può toccare quella parte ma neanche ne può parlare, è come se si spacciasse, tra virgolette, già operata, e se mai non preparava a fare se stessa o per rispondere alle esigenze della cognata o del compagno, e come fa a riflettere un ventenne su questo, insomma, o come rispondere alla luce che mi chiede è irreversibile questa soluzione a 20 anni, sapendo che proprio a 20 anni questa persona con il rischio di vivere con molta sofferenza l'impossibilità a vedersi riconosciuta il genere a cui di appartenere, perché poi il posto di lavoro, perché quando andrà a votare, perché quando andrà all'Inps, no, diciamo, si troverà con tutte le difficoltà che tu dicevi. Quindi vedere quante sono le sfide che di volta in volta ci vengono portate rispetto alle istanze delle nuove utenze, che sono diverse da quelle che potevo conoscere 25 anni fa, quelle che tu rappresenti oggi o che conosci oggi alla tua età, ma quelle appunto che oggi hanno 18-20 anni, con tutti gli atti lavorativi che ancora una volta propone anche la scienza medica rispetto agli usi bloccanti ipotalamici, è legittimo bloccare la pubertà, è così irreversibile la soluzione, sapendo poi che queste modifiche del corpo porteranno anche problemi al piano della biologia del sesso, siamo in e non prevede una utilizzare materiale. Cioè vuol dire, quanto è proprio importante un incontro, perché se intendo parlare oggi Piero slash Morena, no? Perché quello che lei mi dà il senso della presenza di un'integrazione, un mettere insieme aspetti, no? Che dal mio punto di vista psicologico rappresentano come un passo in avanti rispetto invece a altre persone ho lavorato, ricordo che eravamo a Bologna per poter definire quali sono i criteri rispetto alla presa in carica della persona transgender rispetto all'essere psicologo, e una persona esco disse no, io ormai sono femmina, quel male un lapsus l'ho fatto, io ormai sono maschio, quella femmina che era non esiste più, e se lo riconoscessi che ho fatto a fare questo lavoro, no? Però certamente sappiamo che nulla si cancella, tutto si può trasformare, sapendo che appunto il vero ostacolo della cultura binaria è il MEF. No, e a questo punto ricordo le parole
di una psicologa, psicanalista, femminista, Nancy Ciocolo, che quando parlava di questioni che avevano a che vedere con identità di genere e orientamento sessuale, ci dice dobbiamo immaginarci un arcobaleno con tutti le possibili nuanze e colori che in qualche modo possono rappresentare. Però se si pensa a questa ragazza, a cui vuol dire che lei ha fatto una scelta irreversibile della vita, però di amicizia di nostra, aspettato però con tutti i dubbi che ci vengono in mente, che vengono in mente. Sì, assolutamente sì Paolo, la tua considerazione apre degli scenari, gli stessi scenari apocalittici che noi operatori in diversi settori ci troviamo oggi a dover decifrare, sì, di fare una perizia, pronunciarsi sulla irreversibilità, la definitività del percorso, cioè veramente un termine all'otto, specialmente per gli utenti giovanissimi che ci sono oggi. Io personalmente da avvocato ti dico che no. Amico, al quale non è mica quello cambiato, mi ha detto l'altro giorno: Morena, se io mi dovessi chiamare di nuovo Antonio, no? E io ho detto: guarda, ti faccio prima di cambio di nuovo il nome, poi ti faccio il TSO. Ho detto: non mi leggo, non mi fa che quello, però ti devo fare il TSO per emergenza. Ho detto: sicuro. Sì, sono delle sfide molto arduo che comunque ci troviamo ad affrontare, e non è semplice sia per l'avvocato, sia per lo psicologo, il psicoterapeuta, lo psichiatra, anche perché l'essere ha tante di quelle sfaccettature, un po' come diceva Norberto Bobbio, no? Una sorta di caleidoscopio. Se ciascuno di noi butta una sonda all'interno di noi stessi, si trova a vedere 10.000 persone, non se ne vede una, cioè arriva a come i tanti specchi che ci sono nel caleidoscopio, inizia a vedere dei mondi che sinceramente io stessa, quando spesso mi guardo dentro, oppure se guardo il mio vissuto, ancora oggi mi chiedo, io non so dove ho preso quella forza, però una cosa la so, e lo dico sempre alle ragazze transessuali, cercate di riabbracciare voi stesse, di fare questo percorso con slancio, con convinzione, con tenacia, con tutta la forza, attingete a tutta la forza che avete dentro, perché veramente ne vale la pena, e impari la vostra felicità, o meglio ancora, la vostra serenità, perché la felicità non è di questa terra. Io dico alle persone transessuali, dovete ammire ad essere serene, a stare bene con voi stessi, non lo fate, come guardava ventenni, come facevi tu, non lo fate perché il fidanzato vi ha promesso di portarvi all'altare, non lo fate perché la cognata vi vuole portare a comprare l'ultima collezione di Amamai, di costumi da mare, che non vuole vedere addosso, quindi c'è il problema dell'incombro, insomma bisogna farlo esclusivamente per se stesse. Ecco perché io lo dico sempre a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze, il corpo è vostro, autodeterminatevi serenamente ma senza ingerenze esterne, le uniche aspettative devono essere le vostre, voi non siete chiamati a soddisfare le aspettative che la società, il fidanzato ha, perché il fidanzato, ve lo dico sempre, le donne nate biologiche, no? Cioè, molte delle quali è vita di tutti i giorni, vengono lasciate, ci sono matrimoni che finiscono, eccetera. Quindi il fidanzato che promette amore eterno a patto che tu diventi donna a tutti gli effetti, cioè è la frode, la fregatura più grande che ci possa essere. Ecco perché sono dei percorsi che bisogna fare in maniera molto molto cauta, e soprattutto per soddisfare solo se stessi. Io lo dico sempre, bisogna essere egoisti quando si affronta questo percorso, egoisti ma in termini di sano egoismo, cioè di scoprire quella componente dell'amor proprio. Io per esempio oggi vi dico con molta schiettezza, perché voglio dire, siamo tra amici, io oggi ho smesso di far dipendere la mia felicità da un uomo, cioè dal rapporto con qualcuno, perché il rapporto più appagante io ce l'ho con me stesso, cioè l'unica persona che può realmente prendersi cura di me e dei miei bisogni sono io che sono stata sempre così severa con me stessa, mi sono fatta un charcuse allo specchio dicendomi tu non vai bene, devi cambiare questo e questo, pur di soddisfare me stessa anche in termini di ego, di vanità, di tutte quelle componenti che strutturano quella, la personalità di un individuo. L'egoismo in chiave sana può essere un mordente molto forte per affrontare
affrontare questo viatico. Però lo dico sempre alle ragazze transessuali e ragazze transessuali: solo una volta nella vita si ha questa forza a disposizione, come un superpotere. Uno lo può utilizzare una volta sola, perché è talmente grande, è talmente disumano lo sforzo che vieni chiamato a fare per riplasmare il tuo corpo, per riconoscerti di nuovo allo specchio, per riazzerare la tua esistenza. È come dire, è una metempsicosi in vita, senza però l'oblio della vita passata, ecco, in questi termini. Ed è bellissimo tutto questo. Ecco perché guai ad imporsi quell'oblio della vita passata, assolutamente no. Sì, ci sono delle domande, volevo solo capire una cosa. Era prevista la visione del documentario Santa Lucia, l'anima e la carne, realizzato da una splendida fotografa, reporter Cosentino Malarusso, ma c'erano stati dei problemi tecnici, non so se avete risolto, se provate, non lo sapevo, c'è una domanda. Però un minuto di pausa, sì. Intanto mi bagno una sigaretta. Cioè, facciamo un minuto di pausa e poi magari chiediamo un po'. Intanto che magari mi risolvo il problema. Vabbè, senza microfono, quello che sentite. Innanzitutto volevo sottolineare l'aspetto del raggiungimento di un equilibrio tra il prima e dopo la transizione, che è un aspetto che reputo veramente importante, perché da alcuni post che mi capita spesso di leggere su Facebook di amici miei che hanno intrapreso il percorso di transizione, alcune volte c'è un rinnegare la dimensione del passato, è proprio una sorta a volte anche di ostilità verso le persone omosessuali, come una dimensione legata anche al fatto del voler rinnegare quella parte del proprio passato, come dicevi tu. Ho persone che transessuali che intraprendono anche dei percorsi di tipo religioso e che trovano, ma non nella religione sana, ma in quella sorta di integralismo, un rifugio. Vedi bacheche piene di immagini sacre accompagnate ad epiteti di censura. Quindi volevo, questo aspetto mi ha davvero rassicurato, perché forse è proprio questa la differenza che passa tra una piena accettazione di sé e invece una dimensione irrisolta probabilmente rispetto a se stesso. La domanda invece è una domanda che forse può sembrare sciocca, banale e impertinente, però la voglio fare perché rientra tra quei luoghi comuni che si sentono dire, e ne approfitto proprio della qualità dei relatori perché vorrei una risposta, diciamo, altrettanto qualitativamente valida. Nelle persone transessuali che intraprendono il percorso di transizione e fanno l'operazione anche per la demolizione e ricostruzione degli organi genitali primari, soprattutto nelle persone transessuali M2F, spesso leggi, non certo su testi scientifici, ma sempre sui social o comunque da discussioni da bar, questioni attinenti alle dimensioni del piacere. Come si declina questo aspetto? Faccio una domanda. Ripeto, l'avevo premesso che era una domanda impertinente, ma mi voglio dire una risposta proprio per sciogliere tutta una serie di luoghi comuni che mi dà fastidio che continuano ad andare avanti. Forse è l'occasione e l'opportunità per essere andati. Credo che forse se ci dici dei luoghi comuni, certo.
allora, una volta fatto un intervento non provi più piacere, questo è il luogo comune più banale. Sì, soprattutto, ripeto, per le persone che attuano la transizione M2F, perché quella dimensione, cioè io mi sembra dato una risposta, però è la mia interpretazione, no? Che quella dimensione del maschile e del fallo ritorna con insistenza ad essere considerato un aspetto fondamentale del piacere, però volevo proprio riflettere un po' su questo per... Una rapidissima risposta. È molto complicato di rispondere, nel senso che una cosa è un piacere è una situazione soggettiva. Basta pensare che tu puoi stare alla persona che più ami, avere una bella eccitazione rasa fisiologico, però poi perché mantieni le rasa devi fare la fantasia che sia con un'altra persona. No? Quindi vuol dire quanto non è un fatto oggettivo. Cioè, non abbiamo fatto qua da fare anche un incontro, una tavola rotonda con la Jamin, diciamo, su questa questione della sessualità. E vedi come sono comprese diverse le risposte delle persone. Certamente quello che mi colpisce, ora mi vengono in mente due esempi. Due gemelli, M2F, dove il secondo voleva operarsi e il primo diceva no, non ti operare perché perdi il piacere, perdi tutto, e l'altro non ti operare. Allora vuol dire, certamente è la dimensione della soggettività e quali sono le fantasie che tu puoi in qualche modo attivare per poter ottenere il piacere, che poi sono anche più complesse, perché vuol dire andiamo a vedere le cose complesse, un rapporto anale che ti dà piacere? Possibile, no? Non e sapete che anche in quest'ambito poi abbiamo una sporca. C'è un autore, Jack Tresce, che parla di questo. E sapete che noi ci portiamo dentro tutta una serie di luoghi comuni che sono fortemente intrisi di valori e pensieri homo, transfobici rispetto alla femminilizzazione del maschio. Io non ho detto a un altro, vaffanculo, l'ho fottuto, mi ha fottuto, perché se ogni volta ti sto in qualche modo facendo qualcosa che ti tolgo dignità, in realtà diciamo anche le persone che spesso, no, pur avendo una relazione affettiva, e quindi diciamo il termine dovrebbe fare, è la sottomutazione del maschio o la penetrazione, lo stesso uso che usiamo in termini attivo e passivo. Non hanno più dei valori dal punto di vista simbolico, diciamo, dove sei attivo, la parola attivo è una parola non che ha il senso della forza, e se sei passivo che sei una femmina, lo dico che i fantasmi, le fantasie, sapendo quello che ogni relazione sessuale è un mistero, dove certamente entrano in gioco fantasie, fantasmi, come che si sono dati invece un giorno. È quella un'area della gerontofilia che ancora una volta rientra nell'ambito delle perversioni o delle parafilie, o non comincia a essere di una relazione affettiva. Allora vuol dire, certamente se tutto il tuo piacere era sulla masturbazione, sul pene e così via, nel momento in cui tu perdi quello che prima era un modo di trovare piacere, può creare problemi. E certamente non è la prova del chirurgo che conserva il glande, in modo tale che il glande possa essere industriale, non dovrà piacere, o che però dopo fa un intervento in cui l'eiaculato va vicino e ci vuole, perché come dire, lì poi hai molti problemi. Allora come dire, è molto soggettivo questa dimensione. Per alcune persone, penso Tarantina, o penso una mia amica transgender di 67 anni che vive di altri, perché per lei ed è una signora perfetta, se tu la vedi all'esterno e ha combattuto, ha lottato, essendo più
tutto ciò dell'interno napoletano per abbellire la dignità di questo proprio deviare per avere una relazione sessuale con Giulia perché mi piace, no? Allora vuol dire molto soggettivo, certamente c'è il rischio di, e per questo il rischio può portare anche poi dopo a un grave disagio psichico, e sapendo che non basta ricattare con la mente, guarda, se tu fai questo perdi il piacere, a quel punto quella persona desidera soltanto eliminare una parte sì che sente dissonante. E sapendo che per alcuni può essere un dramma, tanto che abbiamo anche situazioni in cui non si suicidare rispetto a questo, e per altri invece non è un problema. Quindi non saprei darti una risposta unica, ma direi che dipende dalle singole persone, dipende dalle modalità con cui le persone sulla sessualità, dipende dall'investimento sul piano anche libidico che fanno, no, rispetto al bene e quanto perderlo per loro può diventare. E sapendo per esempio poi, per quelle persone poi che vivono anche in una costituzione, come occasione di lavoro e così via, dove molto spesso rispetto a un'utente il bene è una fa parte del lavoro, condizione di perdere il lavoro. Per quanto è possibile una scelta pensata, meditata, sapendo che non è sempre possibile fare questo, ma forse qui volete dare una risposta anche più precisa rispetto anche a no, non ci viene. No, condivido pienamente quello che diceva il professore Valerio. Io posso darti uno spaccato della mia esperienza. Allora, andata a fare l'intervento di cambio di sesso in Thailandia e per fortuna dico oggi perché purtroppo, forse non ovunque eccetera, la chirurgia transessuale e cambio di sesso in Italia lascia ancora molto a desiderare. Quindi io sono andata a Bangkok a fare l'intervento e per fortuna che sono andata lì, così come lo consiglio anche ad altre ragazze transessuali. E tutte quelle alle quali ho consigliato hanno una buona qualità della vita sessuale, esattamente come me. Anche perché quell'equilibrio sessuale, quella qualità della vita sessuale, se stai bene in quei momenti si produce quella serenità, quella stato di salute psicofisica, inevitabilmente la sfera sessuale si riverbera i suoi effetti anche su tutto quello che è il tuo interagire. Quindi dipende molto da chi fa l'intervento, cioè dal chirurgo, da come lo fa. Il problema è una questione di tecniche operatorie, andrebbero notevolmente migliorate in Italia, ecco, questo sì. Però il fatto che dopo si è sterile, oppure che non si, cioè si è sterile, il fatto che dopo non si goda, non si prova piacere, ti posso dire no. Se è fatto l'intervento di cambio di sesso, addirittura cambia la qualità dell'orgasmo, perché prima era un orgasmo maschile, poi diventa un orgasmo femminile. L'orgasmo femminile devi avere un allaccio molto più forte tra corpo e mente, però più è forte questo allaccio e addirittura può essere ancora più intenso, diciamo, dello spruzzo tra virgolette orgasmico maschile, che è un po' più una dimensione un po' più animalesca, un po' più testosteronica. Quello invece femminile è anche molto appagante, però devi imparare un po' con una macchina di sé, devi imparare una volta che sei operata anche ad esplorarti, a conoscere le zone dove hai piacere, eccetera. Cioè devi riscoprire e ricostruire totalmente anche la tua sessualità. E devi ricostruire tante cose dopo l'intervento, tante. Ad iniziare, mi ricordo, 10 ore di intervento. Sono stata una notte in terapia intensiva, 4 giorni a letto senza potermi muovere e ho dovuto imparare ex novo a camminare perché io non sentivo più le gambe, per farvi capire quanto invasivo, quanto forte è un intervento del genere. Ecco perché la motivazione deve essere forte, deve superare tutto, altrimenti c'è una ragazza, purtroppo ricordo in maniera anche un po' terrifica. Io iniziavo a fare l'elettrocoagulazione tanti anni fa, iniziavo a togliere la barba, lei già operata, si era operata a Napoli e confidavo, cioè,
rispose: Morena mia, che devo dire io che me l'hanno levato? Perché io figlio, scusa, che cosa ti hanno levato? Io prima tenevo un bello bene, poi dopo. Attenzione, cioè, perché lei lo diceva in maniera molto lucida. Non è che qualcuno l'aveva presa, costretta, levitata. Prima vi parlavo di piena consapevolezza. Quando questa consapevolezza manca, o lo fai perché c'è qualcuno che ha delle aspettative e quel qualcuno non sei tu, poi dopo finisci col pentirti e inizi addirittura a rimpiangere in maniera lucida che prima avevi per te, cioè, attenzione. Poi adesso un secondo, ma una volta che il bene viene tolto, perché questa ragazza che conosci tu? E perché questa ragazza che conoscevo io, evidentemente per me non aveva calibrato bene il passo che stava facendo, evidentemente quel senno di poi si era mentito. Perché rimpiangere è il bene che aveva, è l'unica lettura, che anche lettura che io do. No, ho capito quello che tu dici, cioè dell'intervento, con questo. Ah sì, certo. Sì. Ti tolgono tutto, ti ricostruiscono il canale vaginale, l'estetica, tutte le tecniche dal punto di vista estetico sono abbastanza appaganti, sono quelle che riguardano la funzionalità, che sono ancora un po' incerte. Poi, non so, se decidi di costruire il pene, ha le sue reazioni? Guarda caro, mi chiede una cosa sulla quale oggi c'è, forse dal punto di vista, nel caso in cui decide di fare la faloplastica, sarà funzionato in effetti, su questo c'è ancora no. Purtroppo sono molto incerte. Infatti molti chirurghi suggeriscono di fare l'intervento al clitoride, di allungamento del clitoride, in modo tale che la persona possa continuare ad avere quel tipo di piacere che poteva avere in precedenza. Senti, i problemi sono tantissimi, non andiamo, giustamente ci avvistiamo, non è questo il tema. Però questa è la vita delle persone, no? Cioè, vuol dire un altro aspetto di soddisfazione e soddisfazione è la lunghezza della vagina. Dal mio punto di vista è come se proprio si implicassero degli stereotipi che vedono il vero maschio quello che ha un grande cazzo, diciamo così, bene, gli togliamo anche un po' di concretezza. E è come se nella fantasia poi una vera donna c'ha una vita della vagina. Cioè, vedi, no, vedi, sapendo che se hai un piccolo pene puoi avere una piccola vagina, sapendo che se fai oggi il blocco della pubertà non avrai mai un pene sufficientemente lungo che possa consentire poi anche lungo di poter creare una nuova vagina sufficientemente lunga, e lì usare quindi materiale intestinale con altri problemi. Quindi, come dire, penso che ciascuno poi è un individuo a sé, ciascuno poi troverà l'equilibrio, o qualcuno lo troverà perché, come diceva Morena, non l'ha fatto per se stesso, ma forse l'ha fatto per in qualche modo sentirsi adeguato anche alle aspettative della società, perché anche questo sono, al di là del fidanzato, la fidanzata, no, sentire che poi dopo, e invece quello che ci diceva, che mi sembra valorizzare, è no, aspiriamo ad essere noi stessi. Per lei se stessa era un modo di vedere l'immagine di sé che la rassegna. Peraltro dovrebbe essere un questo o altro ancora, però sapendo che appunto un neofallo è purtroppo l'elezione, quindi per alcuni appunto poi si usa una protesi penile, che però era un pettine di funzionamento. Rispetto invece a quello della fisiologia è un clitoride che viene allungato per quanto può essere allungato, però che dà in qualche modo la persona il senso di poter anche avere una vita sessuale sufficientemente piacevole e verificata. Guarda, non è un caso che la legge del cambio di sesso parli di adeguamento dei caratteri sessuali. La parola adeguamento significa proprio questo, cioè cercare di adeguare il più possibile il neofallo, la neovagina a quelle che sono le aspettative della persona transessuale, ma non si potrà mai costruire una neovagina o un neofallo completamente uguale con le funzionalità identiche a quelle dell'uomo o della donna biologica. Ecco perché anche la legge sul cambio di
vale di adeguamento, cioè di costruzione di nuovi organi sessuali fin dove è possibile, no? Per cui io credo che il segreto, come diceva giustamente Paolo, quando ci guardiamo allo specchio alla fine di questo percorso, sia quello di dire: sono riuscita ad avvicinarmi il più possibile, vado bene così, che non è un doversi accontentare. Attenzione, io dico sempre alla persona transessuale: non vi dovete accontentare, ma nemmeno però bisogna essere, come dire, infierire troppo sul proprio corpo, in termini proprio di pretesa. Cercare di avvicinarsi il più possibile al sogno che hai di te, però ecco, come diceva giustamente Paolo, se non sarai un super dotato, se non avrai le lezioni H24, andrebbe bene lo stesso per la compagna che chiamerò. Grazie. Mi dispiace, ma essendo un edificio comunale, comunque alla fine doveva andare via. Era prevista la proiezione del documentario, molto bello. Sul libro del professor Paolo Valerio, Trasformare le pratiche delle organizzazioni di lavoro e di pensiero, che io ho letto. Sì.